Iniziare dei lavori di questa tavola rotonda, coglierei l'occasione intanto di salutare i nostri significativi ospiti e seguiti al tavolo e poi passare subito la parola al presidente di Legambiente e al vice sindaco del comune di Leverano per i saluti istituzionali. Quindi la parola a Filomena Ammi, presidente del circolo locale. Prego. Benvenuto a tutti, sono veramente contenta di avervi qui e colgo l'occasione di questi saluti per dire che il nostro circolo Legambiente Leverano della Terra d'Arneo ha sempre in qualche modo voluto informare e sensibilizzare per quanto riguarda questo problema di disseccamento dell'olivo fin dal 2013. Quello che spinge Legambiente è sempre stato l'ambientalismo scientifico, quindi sulla base di questo anche l'informazione e la sensibilizzazione ci porta a organizzare tavole rotonde che hanno lo scopo di informare certamente, ma aprire anche una discussione utile e costruttiva. Partiamo, voglio dire solo due parole perché poi appunto ci sarà chi approfondirà assolutamente questo tema. Però la consapevolezza con la quale diciamo, ci muoviamo è quella di dire che, ebbene, difendiamo il nostro patrimonio olivicolo non soltanto per in qualche modo spingere la produzione dell'olio e il più possibile sano, ma muoversi attraverso pratiche sostenibili, con la consapevolezza che il nostro territorio vive anche una vocazione turistica, per cui la tutela dei nostri alberi significa anche la tutela del nostro patrimonio turistico e ambientale. Quindi ringrazio tutti voi per essere qui, spero che possiate partecipare attivamente alla discussione e chiamo qui il nostro vice sindaco, nonché assessore all'ambiente, Lucio Lucci. Grazie, buonasera a tutti. Ci ritroviamo ancora una volta, in caso di dire Filomena, a parlare del complesso del disseccamento rapido dell'Ulivo, come credo debba essere correttamente definito. Ancora una volta perché a distanza di tanti anni purtroppo siamo costretti a registrare che non si è ancora trovato sicuramente la soluzione a questa tragedia, sostanzialmente tragedia che investe ormai diversi settori della nostra società, da quello economico, perché tutti sappiamo che molti produttori di olio sono in ginocchio da tempo, da anni. Purtroppo si aggiunge a questo anche negli ultimi mesi la grave crisi di tutto il settore olivicolo a seguito dell'inibizione della movimentazione, della commercializzazione anche nella zona alimentare come nostra di tutte le piante oltre a quello che sono diventate dei vari decreti del settore, che ovviamente non stanno facendo altro che mettere in ginocchio questo ulteriore settore, quello di Venezia. E proprio negli ultimi giorni, negli ultimi mesi, la rivendicazione dei nostri vivai per riuscire a ottenere almeno il permesso per produrre e commercializzare all'interno della zona infetta, che ormai è anche la nostra. Purtroppo c'è un rimpallo sostanzialmente di e responsabilità di accorgimenti tecnici fra la regione, lo Stato,
i responsabili dell'osservatorio fitosanitario regionale e nazionale. Fatto sta che a distanza di mesi, nonostante le promesse che negli ultimi 2-3 mesi avevamo registrato anche direttamente da alcuni consiglieri regionali intervenuti agli incontri qui nel nostro comune, nel nostro paese, purtroppo ancora non si è vista la luce neanche da questo punto di vista. C'è oggettivamente anche una difficoltà nel mettere a punto uno strumento certo e sicuro sulla tracciatura del prodotto quando si uscita dal vivaio, però non possiamo non registrare, evidentemente manca anche un po' di buona volontà nel risolvere almeno quest'ultimo aspetto di cui stiamo parlando. L'amministrazione comunale, dal canto suo, negli ultimi 6-7 mesi sta cercando di mantenere alto il volume sul problema, sulla problematica di cui ci troviamo un po' oggi a parlare. E sta cercando di mantenere acceso un faro sul problema della xylella. Il 4 giugno scorso, quando abbiamo organizzato forse il primo degli incontri, dei convegni degli ultimi 6 mesi, intervenne, se non vado errato, anche il dottor Luigi Russo, intervenne il dottor Valentino Traversa, che saluto che è in aula, e ci fu questo primo incontro molto, molto interessante e molto appassionato per le relazioni degli intervenuti. E ci sono stati altri due incontri con il settore dei vivai nell'ultimo mese e mezzo, e abbiamo partecipato insieme ai diretti interessati a due manifestazioni che si sono svolte tra Bari e Monopoli, l'ultima ieri appunto tra Monopoli prima e la sede della regione dopo, e oggi ospitiamo, diciamo così, questa iniziativa da parte dell'ambiente, che certamente è da ringraziare proprio per la volontà di continuare a discutere e informare sull'argomento tutti presenti e tutti coloro che sono interessati. Quindi ringraziamo il circolo locale, il circolo cittadino di Benambiente. Io lascio la parola a chi sicuramente è più autorevole di me, è più tecnico di me nell'affrontare e informare sul discorso. E quindi grazie a Benambiente, prego. Buonasera a tutti. Grazie vice sindaco. Allora, prima di passare la parola a Roberto Antonacci, che è responsabile settore agricoltura di legalmente regionale, vorrei spendere qualche parola per cercare di contestualizzare questo evento all'interno di uno scenario, di un orizzonte più vasto. Che l'agricoltura sia in crisi è sotto gli occhi di tutti, siamo molto preoccupati. I contadini stanno abbandonando le terre. Ovviamente ci sono in altre parti d'Italia, ma anche qui nel Salento, delle belle esperienze di buone pratiche, dove quello che viene fuori, quello che emerge, è lì dove c'è un approccio sperimentale, un approccio scientifico nell'ambito dell'agricoltura, sicuramente questo dà dei contributi importanti verso una pratica in agricoltura sostenibile. Ovviamente la preoccupazione nasce anche dal fatto che l'utilizzo o rivolgere il pensiero che per superare il problema xylella l'unica possibilità sia quella del reimpianto, veramente tutto questo ci lascia sgomenti. Noi riteniamo che grazie alla sperimentazione, grazie alla ricerca, sia possibile qualcosa in più, ma soprattutto restituire quella fiducia che purtroppo nella categoria di chi poi si prende cura della terra, questa fiducia sta venendo sempre più meno. Tra l'altro siamo molto preoccupati anche del fatto che la tendenza a utilizzare delle pratiche di agricoltura intensiva senza rendersi conto delle conseguenze che questo crea, lascia molto perplessi sia chi si occupa realmente dei problemi della terra, ma soprattutto non lascia spazio ad alcuna prospettiva in termini di un futuro possibile. E d'altra parte ci sono dati scientifici che dimostrano
come in Italia circa 130.000 tonnellate all'anno di pesticidi vengano utilizzati in agricoltura e circa 400 sostanze di questi pesticidi tra fungicidi, erbicidi, insetticidi creino veramente dei danni irreparabili, dei danni alla falda, circa il 33% delle acque che scorrono in falda sono inquinate, circa il 67% dell'acqua superficiale è inquinata, quindi le prospettive di fronte alle quali ci troviamo sono tutt'altro che positive. Io credo che l'iniziativa di questa sera sia proprio per ribadire che l'approccio scientifico, l'approccio sperimentale direttamente sul campo dia delle possibilità di riflettere e aprire uno spiraglio verso un'agricoltura che non solo si concentri sugli aspetti strettamente economici, ma un'agricoltura che riesca a declinare in armonia elementi come la salute dell'ambiente, la salute umana, evitare l'inquinamento, perché tutto questo ha un perdero molto importante proprio su molte di quelle patologie che soprattutto qui nel Salento si stanno diffondendo sempre di più. Mi sto riferendo alle patologie oncoequivalenti, alle patologie metaboliche che sono proprio da attribuire all'utilizzo di questi pesticidi in agricoltura. Allora, io ritengo che questa iniziativa debba avere questo tipo di impostazione, poter uscire da questa sede con un messaggio di speranza. Io mi auguro che i relatori che ci verranno saranno in grado di dare delle risposte, non fosse altro perché chi almeno interverrà questa sera delle persone presenti qui al tavolo comunque sono impegnati da decenni proprio su quest'idea di un'agricoltura che segue un approccio di sostenibilità. Scusatemi così di questa premessa e passerei subito la parola a Roberto Attonacci, responsabile agricoltura di Lega Ambiente. Prego. Buonasera a tutti, sono Roberto Antonacci, faccio parte del gruppo regionale di Lega Ambiente Comunica. Mi occupo principalmente del settore del verde urbano, però essendo anche agronomo e dottore forestale, ovviamente mi occupo anche del settore agricolo. Innanzitutto qualche saluti di Francesco Tranini, presidente regionale di Lega Ambiente, che non è potuto venire questa sera, quindi voleva comunque garantire una presenza questa serata. Io farò un breve epilogo di ciò che abbiamo fatto noi come Lega Ambiente. Personalmente ho partecipato proprio ai tavoli insieme alla Coldiretti, un tavolo dell'università e altre associazioni, dove all'inizio ovviamente anche noi come Lega Ambiente dovevamo capire prima questa patologia, quindi abbiamo svolto prima degli incontri all'interno dell'associazione, quindi contattando anche i vari circoli propri del territorio, e poi successivamente, quando abbiamo iniziato a capire la patologia, abbiamo
effettuato appunto questi incontri anche verso l'esterno con la Coldiretti e con il tavolo anche con l'università. E quindi abbiamo avuto essenzialmente un approccio scientifico, perché il megambiente fa un ambientalismo scientifico. E quindi abbiamo basato diciamo, l'approccio a questa patologia in base a due conoscenze, che sono la patologia vegetale e l'entomologia. Quindi partendo da queste due conoscenze bisogna necessariamente, sono necessarie appunto per capire le evoluzioni di questa patologia. Ora ho messo qui a fianco questa immagine di un articolo di una, non voglio farla, diciamo, nominare la testata, però qua indica che grazie al successo di questo macchinario, questo di qualche giorno fa, soprattutto per quanto riguarda la distruzione delle uova della xylella. Quindi abbiamo scoperto che ci sono le uova della xylella, quindi diciamo, nel vario repertorio. Ovviamente sarà un refuso di stampa, però la xylella sappiamo tutti che non fa le uova, non fa le uova. Però non si sa mai. Però non si sa. Sì, poi, grazie. E quindi ovviamente come associazione abbiamo cercato di capire questa patologia, quindi è un'infezione batterica, quindi deriva da appunto da batteri. È stato qualificato dopo un po' il batterio ufficialmente come xylella fastidiosa della sottospecie Pauca. Allora già il nome è particolare perché fastidiosa allude al metodo di ricerca del batterio, cioè è particolarmente fastidioso perché questo batterio ha una variabilità genetica e quindi bisogna, per individuare, è necessario un particolare processo di individuazione del batterio. E poi un organismo da quarantena, quindi deve seguire un determinato protocollo obbligatorio, ma ciò che ha colpito tutti noi è soprattutto, avevo passato la suoneria, ma suona lo stesso. Ci sta. Okay. Scusatemi. Quindi abbiamo scoperto che 359 specie vegetali possono essere colpite dall'accidente. Da questo batterio. E questo è un dato importante perché tra queste 359 specie ci sono alcune che sono, non è che sono immuni, sono asintomatiche, cioè nel senso che la sintomatologia non si manifesta. Cioè in realtà questo è un fatto molto particolare e cruciale, perché queste piante che sono infettate ma che non manifestano i sintomi sono dei portatori sani del batterio. Quindi queste piante sono in grado di diffondere il batterio nel territorio. Poi abbiamo l'altro approccio che abbiamo seguito, è quello delle conoscenze dell'entomologia, perché è stato dichiarato questo insetto ed è stato dichiarato come unico insetto in Puglia, speriamo che sia l'unico, perché non si sa mai, questa sputatina e questa foto individua non solo il nido, ma sia lo stadio giovanile che lo stadio adulto. Ed è particolare perché così conosciamo il nido e soprattutto quello stadio adulto. Ma la caratteristica di questo insetto è che è un insetto polifago, cioè nel senso che non è un insetto specie specifico, nel senso che attacca solo una specie vegetale, ma si diffonde sul territorio e attacca diverse specie, cioè gli piace succhiare questo succo zuccherino, anzi non ancora zuccherino, e si nutre di questo liquido e quindi si reca su diverse piante. Quindi per eventualmente abbattere questo insetto come popolazione di numero, ma non l'estinzione, perché in natura avere un'estinzione di un insetto insomma, appare alquanto insomma, difficile. Lo stadio giovanile quindi è proprio nel periodo primaverile a febbraio-marzo, e poi lo stadio adulto ad aprile-maggio. Quindi questi sono i momenti principali, importanti, per ridurre questo insetto, la popolazione di questo insetto vettore che diffonde la patologia. Ora, un'altra caratteristica è che nel momento in cui l'insetto si reca su una pianta malata, attraverso il suo apparato boccale succhiatore,
assume questo batterio che rimane per tutta la vita l'insetto nella parte anteriore appunto dell'apparato digerente. Quindi questo insetto per tutta la sua vita purtroppo infetterà altre piante oltre che l'ulivo o diversi ulivi. Questo insetto mediamente si sposta 100 metri a settimana, quindi ha questa capacità, però forse il rischio più grande è se questo insetto magari ce lo mettiamo in macchina e lo facciamo viaggiare per chilometri. Infatti poi vi darò un dettaglio durante il viaggio che abbiamo fatto per venire qui. Sì, passiamo all'altra, grazie. Quindi subito quali prospettive dobbiamo avere nei confronti di questa patologia? Sicuramente la lotta contro l'insetto vettore e soprattutto nelle zone a bordo, cioè nelle zone cuscinetto, per limitare l'infezione una da oltre. Poi adottare sicuramente delle buone pratiche, quindi l'obiettivo per limitare la presenza dell'insetto è ridurre la quantità di erbe infestanti, perché è soprattutto nel nostro erbaceo che si sviluppa l'insetto. E quindi buone pratiche sono queste arature superficiali, trinciatura, filo di servo e il diservo soprattutto in questi periodi dell'anno, a marzo-aprile. Ora sul diservo si apre poi un altro panorama, cioè dobbiamo utilizzare sostanze naturali o formulati di sintesi. Poi come vengono applicate? Generalmente vengono nebulizzate attraverso uno spray, però c'è anche la possibilità dell'endoterapia, cioè si pone quindi sul tronco dell'albero, chiamiamolo così, un ago che diffonde questa sostanza in un circolo, ottiene ottimi risultati, però capite bene che bisognerebbe intervenire su ogni singolo albero e quindi sarebbe alquanto fastidioso e costoso. Un'ipotesi di utilizzo di sostanze. Però, per assurdo, poniamo l'ipotesi di utilizzare un prodotto chimico che abbatte tutta la popolazione della sputacchina. Poi ci chiediamo, nelle aree urbane, però come facciamo nelle aree urbane? Nelle aree urbane non si possono utilizzare i prodotti chimici, è vietato. Allora, come si combatte poi l'insetto in queste aree urbane? Molto spesso abbiamo delle aree abbandonate, incolte, magari curiamo tutta l'area rurale, la zona rurale, però nell'ambito urbano capita, basta anche l'erba sul marciapiede è capace anche di riprodurre questo insetto, si crea un nido e quindi diciamo che praticamente è impossibile eliminare quindi la presenza dell'insetto. L'altra caratteristica è, mentre stavamo venendo, quindi da Bari qui in Belverano, io non ho trovato un cartello stradale informativo. Cioè, generalmente nelle aree, per esempio in Nord America, o nelle aree dove c'è l'infezione, c'è un'informazione che viene data ai cittadini, ma credo per noi soprattutto ai turisti, perché soprattutto nel periodo estivo arrivano per fortuna un'enorme quantità di turisti, questi possono fare tranquillamente entrare questo piccolo insetto e farlo viaggiare velocemente. E quindi queste precauzioni, queste informazioni non vengono date. Può essere, non so, è un contributo, però non è che risolviamo la patologia. Quindi sarebbe ovviamente auspicabile l'utilizzo sempre di prodotti meno impattanti, ovviamente noi siamo sempre contrari all'uso di prodotti di sintesi, ma ponendo sempre l'ipotesi di utilizzo di prodotti chimici, possono essere utilizzati solo due che sono registrati e tra questi due c'è solo un neonicotinoide che è registrato e che ha rispetto all'altro prodotto registrato un miglior profilo tossicologico, nel senso che ha il vantaggio poi che riesce anche ad avere una certa selettività nei confronti degli insetti inutili. Sicuramente nel primo anno, pensate nei primi anni quando magari è stato utilizzato una sostanza chimica,
Il problema è che nei confronti della spuntachina questo insetto non aveva mai creato un danno all'agricoltura, quindi non c'era un prodotto specifico per questo insetto che poteva essere utilizzato, quindi anche lì all'inizio eravamo, credo, anche la regione impreparata nel consigliare il prodotto per abbattere l'insetto. Quindi la prospettiva futura è senz'altro quello di abbattere le popolazioni di questo insetto vettore, perché si riduce l'infezione, la potenziale di infezione, e in ultima analisi è necessaria una convivenza con questa batteria, cioè ci dobbiamo abituare, che dobbiamo convivere e dobbiamo essere noi resilienti, quindi resistere a questa patologia, adottando varie strategie. Mi piace ricordare l'ipotesi del, lo conoscete tutto, un altro insetto, il punteruolo rosso. Io lo chiamo sempre un nuovo paesaggista, nel senso che è stato capace di trasformare il paesaggio e farlo tornare come era nel fine 800, inizio 900. Se passiamo all'altra slide, queste sono foto, le ho prese di Bari perché vengo da Bari, ma ho visto foto della riviera Ligure, della riviera delle palme di San Benedetto del Tronto, dove ai fini 800 e 900 le palme non erano presenti, e quindi il punteruolo rosso sta quasi trasformando il paesaggio e lo sta riportando all'epoca del fine 800 e 900, quando le palme ovviamente mancavano. Ora, giusto per chiudere, la proposta che lanciamo noi di Lega Ambiente è quella di curare soprattutto il territorio, che è la cosa più importante, quindi avere cura del territorio inteso sia in ambito rurale, quindi attraverso interventi sul paesaggio. Io intervengo proprio sul paesaggio perché è fondamentale, perché se curiamo il paesaggio possiamo anche curare diciamo interventi agronomici. Come vedete qui, poi l'intervento, poi vi farò vedere questa immagine particolare, intervenire anche nelle aree urbane, cioè anche nelle aree urbane dobbiamo avere un verde urbano di qualità, perché questo permette anche di controllare il territorio e quindi questo insetto vettore. Ma molto ancora più importante sono queste esperienze che stiamo avendo del riutilizzo delle acque reflue. Abbiamo un esempio qui a Melendugno dove il depuratore è stato sostituito dal fitodepurazione, però questo ha comportato un'occupazione di spazi molto ampi perché si devono creare vari laghetti, però questo ha permesso di avere poi un habitat che all'inizio era artificiale, ma adesso si è trasformato quasi in un habitat naturale. Ma abbiamo anche un'altra esperienza, per esempio a Savelletri, dove il depuratore riutilizza le acque reflue e le accumula in un lago. In questo lago poi credo che venga utilizzato anche per innaffiare i campi da golf della zona. Ma c'è un altro caso ancora che l'acquedotto sta puntando, e si è già aperto un nuovo depuratore a Noci, dove anche qui le acque vengono depurate e recuperate, e attraverso una pompa e un canale viene l'acqua, quest'acqua viene trasferita in un alveo e si sta creando un lago. Questo lago ovviamente diventerà una fonte di acqua, quindi con questo nuovo sistema di utilizzo delle acque reflue noi possiamo dare alla Puglia un'enorme quantità di acqua in tutta la Puglia, perché in ogni comune, più o meno in ogni comprensorio, abbiamo la presenza di depuratori. Se recuperiamo queste acque che tranquillamente vengono magari buttate a mare, noi possiamo recuperare un'enorme quantità di acqua e destinarla per l'agricoltura, e quindi nel momento in cui andiamo a trasformare il paesaggio, questo paesaggio può avere anche un'ulteriore risorsa che è l'acqua, che può quindi trasformare questo paesaggio. Un altro aspetto da considerare è la diversificazione delle culture, cioè dobbiamo sempre evitare la monocultura, perché può capitare appunto un'infezione che prende tutte le specie perché presenti, che sono ovviamente monoculturali, colpisce tutte le specie.
e quindi incrementare la biodiversità. Senza dubbio dobbiamo cancellare questo fantasma dell'abbandono delle campagne. Quindi noi dobbiamo trasformare il paesaggio pugliese, lo dobbiamo completamente rivalutare, perché il paesaggio è sempre dinamico, è sempre l'uomo che poi trasforma il paesaggio. Questo è un esempio di una masseria in provincia di Taranto, a Crispiano. Hanno chiamato un paesaggista spagnolo, Fernando Caruccio, ma noi abbiamo tranquillamente paesaggisti pugliesi, quindi ci dobbiamo semplicemente dare da fare, e lui ha disegnato questa campagna. Quindi ci sono la mastuola, sì. Quindi siccome questa masseria è praticamente impegnata sulla produzione vinicola e di olio, allora guardate bene, qui il territorio è stato disegnato con le viti, e ci sono, se passiamo a un'altra slide, ci sono 1500 ulivi secolari che sono stati trasferiti, e ha creato 24 isole. Questo è importante, ha creato isole dove ha collocato gli ulivi. In questa maniera noi isoliamo gli ulivi, e per assurdo potrebbe essere una tecnica, perché potremmo essere una tecnica per sopravvivere, resiliente, per combattere per esempio la xylella, perché se io concentro strategicamente gli ulivi, io posso anche tutti quanti coprirli. Queste sono isole che hanno massimo 10-12 ulivi, ma intorno è tutto circondato, in questo caso, da viti. E questo è un esempio, per esempio, appunto, di buona pratica per il recupero di paesaggi agricoli non più produttivi. Quindi con l'intervento del paesaggio noi trasformiamo un'agricoltura non produttiva, perché abbandonata, in una agricoltura dove non solo si produce, ma offriamo ospitalità e turismo. Quindi sarebbe il massimo per la Puglia avere queste tipologie di paesaggi. Quindi nulla da invidiare con magari il Chianti della Toscana, ormai il paesaggio pugliese sta avendo un elevato successo. Io credo di aver chiuso qui. Sì. Grazie Roberto. Quindi un'altra agricoltura è possibile, Roberto? Un'altra agricoltura è possibile. Ok, allora adesso vorrei passare la parola a Gianluigi Cesari. Gianluigi Cesari è il segretario della Task Force regionale, una struttura che la Regione Puglia ha messo su con l'intenzione comunque di creare un gruppo di lavoro per far fronte un po' a questo fenomeno, a questo problema. Però quello che spesso viene rilevato è che, siccome la tematica, diciamo, richiede un approccio multidisciplinare, da qui la necessità di avere rappresentanti, diciamo, provenienti da esperienze diverse. Questo inizialmente poteva rappresentare il valore aggiunto, però poi alla fine quello che noi andiamo a rilevare è che diventa una sorta di boomerang, nel senso che poi alla fine ciascuno, perché vuole mantenere fede alle proprie posizioni, spesso anche ideologiche, alla fine, diciamo, si fa fatica a procedere e quindi ad andare proprio nel cuore del problema ed affrontarlo nella tempistica, diciamo, che poi il territorio si aspetta. Dal 2014, diciamo, ad oggi, comunque la task force ha fatto, diciamo, un'azione abbastanza incisiva, però tanto si potrà fare. Ecco, Gianluigi questa sera avrà proprio il compito di fare un po' il punto della situazione, descrivere un po' lo stato dell'arte e capire, diciamo, dove stiamo andando. Prego. Grazie e ringrazio tutti voi per essere qua presenti stasera. A Leverano non nascondo che è partita gran parte di questo lavoro di inchiesta, di approfondimento, che poi ha fatto scaturire l'idea da parte della Presidenza regionale di costituire una task force.
che a dire la verità ha visto come embrione diciamo una comunità di progettazione da parte di multidisciplinare, da parte del Mestre Salento, il CREA e altre strutture a Gallipoli. Però diciamo che qua le verano per una serie di motivi, ma soprattutto per il merito di molti cittadini, compreso Fernando Vantaggiato, Giuseppe Marzano e tanti altri che hanno collaborato attivamente volendo dare delle risposte a questo problema, diciamo che le verano ha il merito di essere stato uno dei luoghi dove l'elaborazione e la comprensione di questo problema è partita. Allora, l'idea di affrontare il problema dal punto di vista multidisciplinare, come dicevo, è partita da Gallipoli. A Gallipoli all'epoca l'amministrazione si poneva un problema. Va bene che si parla della xylella, va bene che si parla del codiro, tutte quante quelle che erano le interpretazioni, come chi ha avuto modo di seguire la vicenda, si sono a volte anche con le stesse figure scientifiche contraddette. Il problema che poneva l'amministrazione era questo: noi che cosa possiamo dire al produttore che non produce più? Noi possiamo continuare a parlare sempre di qual è l'eziologia, se la xylella, se il codiro, se sono i funghi. Il problema è solo uno, che l'olivicoltore non riesce a portare le olive in frantoio. Quindi è un problema fondamentalmente, si è approcciato da un dal punto di vista della dissertazione scientifica, lo scontro tra accademie, ma dal punto di vista economico e sociale. La Task Force, che è nata formalmente nel novembre del 2015 e che ha visto l'ultimo incontro formale nel giugno del 2018 a Lecce, dove si sono presentati i lavori, già i primi lavori di ricerca scaturiti da questa comunità, ha avuto l'approccio, questo tipo di approccio, non focalizzato sulla dissertazione scientifica, se la xylella, quale xylella, ma essenzialmente sul tentativo di risolvere il problema con un approccio multidisciplinare che partiva da quello ovviamente scientifico, riportare la produzione olivicola nelle zone dove si era verificato questo fenomeno, e anche dal punto di vista giuridico e per certi versi sociologico, grazie all'Università del Salento che aveva istituito e ha istituito un laboratorio di confronto giuridico, sociologico e scientifico che si chiama il gruppo di lavoro LAE. Quindi questa è la premessa, senza voler entrare troppo nei dettagli, perché altrimenti veramente non avremmo spazio anche per, io mi auspico, per le domande subito dopo il prossimo intervento. Dal 2015 si è partiti con questa concezione di fare in modo che nella zona infetta ci potesse essere un laboratorio a cielo aperto, e quindi il confronto all'interno di questa comunità di esperti e di ricercatori, che ovviamente provengono da tutta Italia, ci sono stati anche degli interventi di qualche ricercatore francese nell'ambito della Task Force. L'obiettivo, un primo risultato è stato quello della definizione di progetti di ricerca messi a bando dalla Regione Puglia, selezionati da esperti imparziali, esterni, come si fanno i progetti europei, che hanno dato vita a 27 progetti divisi per tipologia. C'è una tipologia che si occupa del contenimento, una tipologia che si occupa della diagnostica, e poi ci sono dei progetti chiamati mini progetti, dove chiunque avesse un'idea chiaramente vagliata da un responsabile scientifico, chiaramente selezionata sulla base di parametri scientifici oggettivi, poteva presentarla e avere un piccolo finanziamento per portarla avanti. Oltre a questi 27 progetti, la Regione Puglia ha ritenuto opportuno colmare quelle lacune che i progetti presentavano. È ovvio che quando si fa un bando ci può essere, possono essere anche 3-4 progetti che magari pretendono di arrivare allo stesso scopo, e quelli sono stati selezionati, ma ci possono anche essere dei punti scoperti da questo punto di vista. E da lì sono nati 3 progetti, o meglio, 3 collaborazioni tra pubblica amministrazione, che hanno una tipologia diversa dei progetti, perché è praticamente un accordo tra Regione Puglia, un ente istituzionale, un organismo di ricerca pubblico,
dove si prevede non un finanziamento, diciamo, a fondo perduto, ma un finanziamento a rimborso, cioè si dà per scontato che le strutture di ricerca hanno il loro personale, hanno il loro budget, per quello che sono i costi aggiuntivi c'è un rimborso. I tre progetti che sono stati deliberati dalla Giunta regionale sono: uno, qua è presente il capo progetto, il dottor Marco Scorpichini del CRENA, che si è occupato dell'approccio epidemiologico, del contenimento degli studi da questo punto di vista, insieme all'Università del Salento, il CREA, che sarebbe la struttura di ricerca controllata dal Ministero, e l'Università di Bologna. Poi un progetto che si è occupato del monitoraggio del vettore, della sputacchina o dei vettori, sono state riscontrate altre tipologie, sempre affini alla sputacchina, che è stato condotto dall'Università di Foggia, l'Università di Bari. L'ultimo progetto, articolo 15, che voi sicuramente ne avete sentito parlare a cavallo delle due del 2018-2019, RESISSO, che è un progetto affidato al CNR di Bari per valutare in 5 anni la presenza di quella che è stata una sperimentazione empirica da parte di un imprenditore che voi conoscete, Giovanni Mercato, su quelli che sono dei semenzali delle varietà spontanee, nate spontaneamente, delle mutazioni spontanee di varietà che sembrano, danno l'idea di essere resistenti o tolleranti, cioè che praticamente pur essendo in zona infetta non presentano i sintomi anche nell'ambito di una stessa pianta. Abbiamo visto fotografie dove ci sono piante con la presenza del semenzale, piante con la presenza delle varietà prevalentemente colpite e che hanno comportamenti diversi. Quindi la Regione, dal suo punto di vista, non solo ha fatto scaturire questo dibattito, questo confronto tra ricercatori ed esperti, ma ha anche finanziato direttamente quelli che possono essere degli approcci multidisciplinari che vanno dalla valorizzazione del suolo alla cura dei sintomi, anche alla selezione della biodiversità, dalla biodiversità naturale, perché l'obiettivo sostanzialmente è quello di dare un contributo nel più breve tempo possibile, a seconda degli approcci, a quello che è il problema fondamentale, cioè l'incapacità del comparto produttivo olivicolo nel Salento di riprendere a fare produzione di oliveti, di olivicolo. Ovviamente una delle riflessioni che è stata fatta anche nell'ambito della Task Force e che comunque avete anche visto negli articoli di giornale ultimamente è anche la possibilità di immaginare un cambiamento di indicazione di indirizzo produttivo. Può anche darsi che qualche produttore possa immaginare di cambiare la tipologia di produzione, passare dall'olivicoltura ad altro tipo di produzione. Noi qua in questa zona abbiamo verificato una presenza di olivicoltori che hanno deciso di convertirsi alla coltivazione del melograno. Quindi quella è anche un'attività produttiva che probabilmente può dare un reddito alternativo all'olivicoltura, e così via, con altre ricerche e altri tipi di approcci. Ora, per fare lo stato dell'arte, non voglio entrare troppo, voglio affrontare tre problemi che abbiamo sostanzialmente più volte, grazie soprattutto al lavoro di Fernando Vantaggiato, abbiamo affrontato anche qua a Verano. Allora, il problema dei vivai. Il problema dei vivai, e la verità, noi l'abbiamo affrontato sin dal 2014-2015, qua con Giuseppe Marzano giravamo per parlare di vivai. Il problema dei vivai è un paradosso. Io ve lo dico proprio per esperienza personale, per quelle che sono le mie considerazioni. I vivai che hanno un certo standard di qualità, che devono certificare, di fatto è come se fossero delle zone interne. Perché? Voi sapete benissimo che il vivaismo deve coltivare già da tempo, ancora prima della normativa del 2005, secondo degli standard di qualità e di certificazione che prevedevano già prima della norma nazionale la sicurezza che il materiale non fosse contaminato. E questa sicurezza, siccome quasi tutte le patologie, quelle più, secondo, diciamo, virali nel vero senso della parola, cioè quelle più dannose sono i virus, i vettori dei virus molte volte sono degli afidi che sono molto ma molto più piccoli della dimensione di una sputacchina. Se voi andate nei vivai, come si dice, seri, hanno tutti quanti delle serre con le reti antiafide.
Quindi quello che noi ci ponevamo anche come dubbio in assemblea che abbiamo anche organizzato qua alle Verano era come mai l'Unione Europea, il governo italiano e la Regione Puglia non considerassero questo fatto, cioè che il vivaio di per sé, a prescindere dalla putacchina, già di fatto aveva la preoccupazione di essere una zona indenne. Purtroppo la normativa europea è quella che ci vincola a una serie di condizioni, prescindendo da quella che può essere il dibattito burocratico, il rimpallo che stiamo avendo tra ministero, apparato burocratico del ministero e della regione, il problema fondamentale è che noi abbiamo una normativa dell'Unione Europea molto restrittiva da questo punto di vista, che però un modestissimo punto di vista che noi abbiamo più volte rappresentato in questa zona in questi anni può essere affrontato partendo da quella che è la caratteristica dei vivai che sono certificati, cioè il fatto che loro ancora prima della presenza della xylella si preoccupavano di produrre materiale indenne dalle patologie. Quindi questo è un appello che lancio ai vivaisti o coloro che oggi vivono questa situazione drammatica, l'amministrazione, vogliamo partire da un fatto essenziale, questo è un concetto che è stato più volte sviscerato, anche in sede regionale. L'altro problema è la confusione che si sta avendo nel dibattito. Voi state notando che da 5 a 3-4 anni la confusione è abbattere, non abbattere, la pianta è sana, la pianta non è seccata, ma perché abbattiamo quella sana? Allora, per chiarirci, perché poi alla fine è sempre bene ricordarlo, o per chi lo sente la prima volta per dare un'informazione corretta, i problemi che riguardano la presenza di un organismo da quarantena e nello specifico la xylella sono di due tipologie essenziali. Quello che si ha per evitare che si diffonda il batterio nella zona indenne, che è la vera preoccupazione di Bruxelles. A Bruxelles non interessa qual è il destino, cioè come interessa qual è il destino della zona infetta, arriveranno le provvidenze, arriveranno gli aiuti, però sostanzialmente l'obiettivo finale è quello di non far propagare il batterio nella zona indenne. Quindi per non farlo propagare, essendo un batterio che si diffonde con un insetto e non come capita in altre patologie più pesanti, Marco Scottichini conosce molto bene queste patologie, può anche accennare nel suo intervento, noi abbiamo l'obiettivo di ridurre dove e quando vengono ritrovati focolai, quindi nella zona cuscinetto, nella zona contenimento, anche se la pianta sta benissimo, cioè è rigogliosa, ma infetta, va abbattuta per il semplice motivo che proprio perché sta molto bene diventa ancora più appetibile per questo insetto, e quindi questo è il fattore fondamentale. Per quanto riguarda poi la questione della relativa al contenimento del batterio, io vi sto riferendo le contestazioni, non le dovete fare a me, le dovete fare a quello che è il concetto e la filosofia. A Bruxelles questo è quello che si dice, questa è la norma va rispettata. E quindi voglio dire, io sto semplicemente riferendo quella che è la norma, continuando con i chiarimenti. La pianta va battuta perché è un focolaio e quindi l'insetto può addirittura, con una pianta che è sana ma infetta, può aumentare il volume di diffusione del batterio. Questo è quello che accade nella zona indenne, nella zona cuscinetto e nella zona infetta. E questo è uno dei problemi che sta ponendo, come vedete, anche politiche, perché non è compreso il fatto che, a prescindere dalla nostra volontà o dal dispiacere di vedere una pianta infetta, il problema fondamentale è che noi dobbiamo rispettare una norma che è quella comunitaria e la traduzione come norma nazionale. Chiaramente il monitoraggio non riuscirà mai a trovare tutte le piante infette, perché fatta una valutazione, confronta al decreto Silletti, o meglio al periodo di Silletti, dove si arrivò al massimo a 30.000 campioni fatti, l'ARIF con la Regione Puglia è ancora più efficiente, perché nello stesso periodo di tempo arriva a fare più di 300.000 campioni, quindi stiamo parlando di una capacità della Regione 10 volte superiore a quella di Silletti.
però gli operatori si muovono in un'area, considerando quella di contenimento e quella di cuscinetto, in un'area che ha più di 4 milioni di piante. Immaginate quante piante asintomatiche vengono lasciate, vengono ignorate, perché le regole di ingaggio, qua abbiamo anche degli operatori, tendono a portare la squadra a individuare le piante sintomatiche. Allora, perché dico questo? Che a maggior ragione, per rafforzare il concetto e anche per capire quali sono le contraddizioni della norma europea e di quella nazionale, il problema non è tanto abbattere la pianta, ammesso che si trovi. Il problema fondamentale è contenere il vettore, contenere la sputacchina. E un po', se dovessimo fare una parafrasi, cioè un parallelo, è come quando si è riusciti a bloccare l'epidemia della malaria. Perché si è bloccata l'epidemia della malaria? Perché si è contenuta la popolazione di zanzare anofere con le bonifiche, quindi con delle operazioni di tipo meccanico, diciamo ingegneristico, di assestamento forestale, tipo forestale, e anche, ma non in maniera efficace, anche con all'epoca l'utilizzo di alcuni pesticidi. Il vantaggio che abbiamo, grazie alla ricerca che è stata sviluppata a partire dall'esperienza della Task Force, con questa delibera che ha fatto sì che la struttura di ricerca potesse approfondire, è che noi abbiamo un vettore che è facilmente e molto vulnerabile in questa fase, cioè nella fase nella quale è presente in fase giovanile, non è infetta, non è mobile, cioè non si disperde, col contenimento anche meccanico delle erbe spontanee, perché generalmente questi vettori si posano sulle erbe spontanee e in una prima fase si nutrono dalle erbe spontanee. Nella qualora questo garantirebbe, ha detto dai ricercatori, il contenimento quasi al 99%. C'è l'ipotesi anche, sempre previo monitoraggio, l'errore che è stato fatto l'anno scorso, poi è stato parzialmente rettificato, non si possono fare trattamenti a calendario, è fuori legge, c'è il decreto Martina l'anno scorso, era fuori legge, perché c'è una norma che deriva da una direttiva comunitaria, che è il decreto legislativo 150 del 2012, che prevede la lotta integrata, cioè si può intervenire solo dove ci sia un dato oggettivo che dica non si può fare altro, bisogna utilizzare i pesticidi. In questo caso sono state identificate due molecole autorizzate e si sta cercando, sempre all'interno della ricerca, di proporre per le aziende biologiche una pratica che ha dato dei risultati, che è l'utilizzo del caolino, che tra l'altro è una pratica non abbattente come il Prevan, l'olio essenziale di arancio, e che potrebbe addirittura proteggere maggiormente la pianta. Però questo prendetelo come un dato non ancora avallato e nell'ambito della ricerca. Voglio dire che anche una zona infetta, se qualcuno è biologico e vuole contenere quello che può essere il danno della sputacchina, sappia che c'è una ricerca e anche una pubblicazione che parla del risultato legato all'utilizzo di caolino. Quindi fondamentalmente una delle strategie che si sta proponendo come regione è quello di un contenimento, ripeto, contenimento, non possiamo debellare né la presenza del batterio nella zona infetta, né la presenza di un insetto in tutto l'agroecosistema, un contenimento del vettore, un po' ricordate l'esempio della malaria, il contenimento del vettore in tutta la Puglia, soprattutto nella zona indenne. Perché? Perché nella zona indenne quello che possiamo fare col contenimento del vettore è fare un'azione di profilassi, guardare al futuro, evitare che ci possa essere un'ulteriore diffusione del batterio, questo sia ancora più efficace della ricerca e dell'abbattimento degli olivi. Ovviamente queste riflessioni oggi sono supportate da un dato scientifico e possono anche essere portate all'attenzione della struttura che decide queste cose, che è praticamente la Commissione europea, guardate la DG Santé, sentita il Comitato Fitosanitario dell'EFSA. Quindi questa è una delle proposte che la Regione sicuramente farà per cambiare le regole di ingaggio.
E la cosa più importante è lavorare anche sulla zona indenne. Questa è una delle considerazioni che più volte viene riportata anche dal professor Francesco Porcelli, che come voi sapete è anche più volte ospitato anche dalla RAI da questo punto di vista. Per quanto riguarda la zona infetta, ovviamente le strategie non possono essere limitate a un solo tipo di approccio, perché voi sapete benissimo che non viviamo in un governo dove c'è un'economia pianificata dell'agricoltura. Ogni produttore prende e fa le sue scelte nel suo terreno, rispettando comunque quelle che sono le prescrizioni che vengono date per tutelare il bene comune. Però chiaramente l'approccio può essere un approccio diversificato. Ci sarà chi vorrà lavorare sugli innesti, quando avremo delle idee ancora più dettagliate. Il progetto Resixo, che è partito adesso, prevede 5 anni di lavoro, 5 anni, quindi fra 5 anni i ricercatori potranno incominciare a darci una luce, una certezza se questa cosa funziona o meno. C'è chi lavorerà sugli impianti, chiaramente con i problemi legati, perché si parla molto del superintensivo, che voglio dire, senza avere un problema, avere delle pregiudiziali dal punto di vista culturale, però il superintensivo non è sostenibile quanto l'agricoltura che noi conosciamo, perché ha bisogno di tantissima acqua. Qua nel Salento c'è un grosso problema di approvvigionamento idrico. Probabilmente la proposta di Legambiente può essere un approccio di sostenibilità nei confronti di oliveti superintensivi che altrimenti dovrebbero pescare dalle falde, ammesso che siano valide le falde, che qua abbiamo problemi di sanizzazione e anche tanti altri problemi. Sicuramente uno degli approcci che sta dando maggiori risultati è l'approccio di tipo conservativo e curativo. Al momento è quello che nelle varie esperienze che sono state illustrate all'Università del Salento il 13 giugno 2018 hanno dato speranza da questo punto di vista. E proprio perché una delle prime di queste ricerche, una delle prime che è stata pubblicata e ha avuto anche un'applicazione in pieno campo, è quella che è coordinata dal dottor Marco Scortichini, ripeto, con il supporto dell'Università del Salento, quindi c'è un approccio molto valido da quella che è la ricerca locale. Io ringrazio sempre Luigi De Bellis, Franco Fanizzi, i ricercatori dell'Università del Salento che sin dall'inizio hanno risposto a questo appello, e quindi io passo la parola al Fernando Vantaggiato in maniera tale che si possa esporre questa esperienza che ha dato dei risultati molto interessanti. Sicuramente altre arriveranno quando ci saranno le pubblicazioni, sperando che poi abbiamo il tempo per dialogare, scambiare delle domande, perché non avete dei chiedere, avete, poter dare dei chiarimenti a chi probabilmente ha frainteso, diciamo, dei passaggi della mia relazione. Grazie. Grazie, dottor Luigi. È chiaro che bisogna assumere d'accordo, nessuno sta dicendo di essere favorevoli a eradicare gli ulivi nella maniera più assoluta. Si è riportata semplicemente la posizione della legge, ovviamente, e quindi ovviamente anche il pensiero critico che tutti noi, diciamo, abbiamo rispetto a questa legge. Adesso vorrei passare la parola a Marco Scortichini. Sicuramente l'Unione Europea non è d'accordo affinché vengano curati i sintomi. Ovviamente dare la possibilità agli ulivi di convivere con il batterio. Ogni tipo di approccio diverso da questo l'Europa non lo vuole. Io credo che l'approccio messo a punto da Marco Scortichini credo che possa essere annoverato tra quelle che vengono definite buone pratiche, nel senso che c'è sostenibilità, c'è rispetto dell'ambiente, ma soprattutto la possibilità che chiunque possa applicare, diciamo, questo protocollo, sicuramente non l'unico, non quello assoluto, sicuramente integrato anche ad altre buone pratiche, ma sicuramente è quello che qui nel Salento attualmente credo che possa dare un minimo di speranza.
Io vorrei che Marco ci spiegasse un attimino anche sulla base dei dati sperimentali, dagli scientifici, a che punto sta appunto questo percorso di ricerca. Buonasera a tutti, ringrazio il Comune di Leverano e Lega Ambiente per questa possibilità di chiarire alcuni punti, tra cui la sperimentazione che ormai risale a circa un anno e mezzo fa, si è conclusa. E dico subito che le sperimentazioni, soprattutto quelle di campo, servono poi a dare un'idea dell'efficacia di un prodotto per poter poi affrontare quello che è la cosa più importante, cioè l'implementazione, la diffusione della strategia su un areale più ampio, che si inquadra in un contesto, come abbiamo capito, piuttosto complicato. Non capisco perché Fernando dica che l'Unione Europea non vuole che si curino le piante. L'approccio non è questo, non è che loro vietano di curare le piante, non è scritto, perché sarebbe un po' contraddire la professione dei fitopatologi e di chi fa questo lavoro. Il problema è che è un batterio da quarantena e che ha delle norme particolari che sono state illustrate, molto restrittive, ma che non precludono la cura della pianta. Quindi c'è anche questo, va detto, non è che l'Unione Europea non vuole che le piante si curino, perché sarebbe una contraddizione in termini, non esisterebbe il nostro settore. Questo è il settore di difesa delle piante e credo anche che dopo 130 anni continuare a dire che questa patologia non si possa curare, credo sia un po' dispregiativo per la mia categoria, che è quella dei fitopatologi, e questo è anche uno dei motivi per cui da batteriologo mi sono impegnato sulla faccenda. Perché queste cose noi ci diamo spesso, ma ci dimentichiamo che 150 anni fa o giù di lì due emergenze fitosanitarie simili, forse anche più cruente della xylella, come la peronospora e l'oïdo della vite, entrarono più o meno allo stesso modo nel territorio italiano. Ebbene, con i tempi e i modi di allora, in un periodo piuttosto breve hanno trovato delle cure che ancora oggi utilizziamo tutti i giorni, che sono lo zolfo per l'oïdo e il rame per la peronospora, e mi sembra che ci si conviva tranquillamente. Quindi il discorso del Dixilella, dal punto di vista personale, è quello di trasformare un'emergenza considerata incurabile in un qualcosa che, su una strategia di contenimento che preveda più approcci, possa far diventare quello che è il vigneto per tutti, non so se può essere prevalentemente olivicoli, credo, ma per il viticoltore, che ogni anno deve fare trattamenti per la peronospora, ma non è che il fungo scompare dal vigneto. Se tu lo vai a cercare, il fungo sta lì, ma la vigna produce il grappolo, tu fai l'uva e vai avanti anno dopo anno. Non è che è scomparso il fungo sta lì tutti gli anni, e lo stesso concetto piano piano potrebbe essere applicato anche alla xylella. Quindi non c'è grossa differenza, e il problema è cercare di mettersi insieme tutti coloro che pensano che questa patologia, che in un modo che in un altro, possa essere contenuta, anche perché, e qui colgo l'occasione prima di passare a illustrare la sperimentazione, il patrimonio olivicolo del Salento, non so se lo sapete, credo lo sappiate, ma se lo sappiate lo sottolineiamo stasera, è un patrimonio olivicolo unico al mondo. Ma a parte il paesaggio, no, voglio sottolineare una cosa: le cultivar Pugliarola salentina e Celina di Nardor, insieme alla Coratina, sono al mondo le varietà di olivo con il più alto contenuto di polifenoli. Allora, liberarci in un attimo di tutta questa potenzialità, credo che vada fatto un attimo di riflessione. Ecco, allora andiamo avanti. Carlo, allora la prima. Ecco, qui vediamo i presupposti della ricerca, cioè che avete un po' inquadrato la situazione. Allora, cosa si fa in queste situazioni emergenziali? Si deve cercare uno strumento di contenimento. Uno strumento non è il solo, non è quello risolutivo, come è stato detto, ce ne possono essere altri, ma tutti insieme nelle emergenze fitosanitarie si coopera per far sì che questa patologia nuova e emergente, fino allora sconosciuta, riesca a essere contenuta, non debellata. Nessuno l'ha mai detto, è impossibile. La xylella qui non andrà via per sempre con tutto quello che possiamo fare. Quindi l'approccio è quello di strategia di un insieme di situazioni che tutti insieme portano al contenimento della malattia. Ecco, lo strumento, ecco, anche questo, c'è stato subito una,
in inglese dice misunderstanding, un fraintendimento. Cioè si è parlato, forse è quello che si riferiva Fernando all'inizio, cioè nessuno ha pensato di proporre questo sistema per eliminare il batterio. In patologia vegetale le piante si controllano, si curano, cioè si riducono, come per la peronospora del vigneto, a un livello tali patogeni per cui tu anno dopo anno produci continuamente senza far sì che il patogeno scompaia. Quindi questo è un presupposto importante. Terzo punto, la scelta del prodotto, cioè il prodotto su cui fare sperimentazione e verificare la fondatezza di quello che va dicendo deve avere delle basi di conoscenza scientifica, a mio avviso, piuttosto solide, ed è quello che è stato fatto anche per questo discorso qui. Andiamo avanti. Ecco, le basi solide da che cosa derivano? Ci sono stati degli studi negli Stati Uniti da studiosi scienziati che si approcciano a xylella fastidiosa, che hanno individuato negli ioni zinco e rame quelli più efficaci nel distruggere il biofilm, adesso vedremo di che si tratta, cioè nel distruggere il batterio all'interno dei tessuti xylematici. Quindi sulla base di queste conoscenze sarà fatta una valutazione di alcuni prodotti in commercio, perché anche qui è importante tirar fuori un prodotto che sia utilizzabile preferibilmente da tutti, sostenibile, e che quindi con semplicità possa essere utilizzato. Quindi è stato scelto un prodotto che ha delle caratteristiche che dopo vedremo, Carlo, e ecco qui vedete quei grafici, vedete quando si abbassa quella curva, significa, qui parliamo dello zinco, oppure quando le colonnine si azzerano, significa che oltre una certa dose di zinco la xylella non cresce più. Vai avanti, la stessa cosa, ecco, avviene anche per il rame. Quindi tutte e due, oltre una certa soglia, quando vengono somministrati a un qualcosa che contiene xylella fastidiosa, fanno sì che il batterio si inattivi, muoia. Quindi il prodotto di cui parlavamo è questo Dentamet, sapete, che è una miscela, è un prodotto brevettato, quindi contiene zinco, rame e acido citrico, e qui sottolineo una cosa, prodotti a base di zinco e rame, sapete, ce ne sono tanti. Il brevetto è un brevetto internazionale, quindi è una cosa seria, significa che questo prodotto ha uno spunto in più rispetto al normale zinco e rame. Non ce l'hanno detto i costitutori, ovviamente è un segreto di laboratorio, di conoscenza, probabilmente, un po' l'abbiamo capito e lo vedremo insieme, qual è lo spunto superiore rispetto a tutti gli altri prodotti che contengono zinco e rame. È un prodotto che si può usare anche in agricoltura biologica e quindi è sano per l'ambiente. Avanti. Ecco, questo è il lavoro che si accennava prima, un lavoro pubblicato ormai da un anno su una rivista del settore. È una rivista, per pubblicare questi lavori si mandano a riviste specialistiche, non le mando a riviste che non trattano di patologia vegetale, c'è un controllo, una revisione accurata del lavoro, in questo caso è stato rivisto da 3 revisori, per cui ci sono tutte le credenziali affinché i presupposti scientifici di sperimentazione siano corretti. Ma ripeto, questo è il primo passo, poi c'è l'implementazione in campo. Avanti. Ecco, quindi vedremo tutte queste cose, adesso non ve le elenco perché le vedremo una per una, però sono stati sviluppati tutti questi argomenti, dall'efficacia in vitro all'efficacia in campo, fino a passare a vedere se il prodotto traslocasse sulla drupa, cioè sul frutto, e quindi se zinco e rame fossero contenuti nell'olio. Quindi già lo diciamo subito, non c'è questo passaggio, il prodotto resta sul peduncolo. Andiamo avanti. Ecco, iniziamo con le prove di efficacia in vitro. Cioè, questa prova è stata fatta in California da un collega batteriologo e qui si intravede, però vedete quel dischetto in basso a sinistra? È circondato da un alone dove non c'è quella patina giallina che cresce. Ecco, quella patina giallina è proprio xylella fastidiosa che affatica, cresce su questi substrati, però dove abbiamo messo quel prodotto in certe concentrazioni non cresce nulla. Quindi questo è stato effettuato su un batterio simile a xylella fastidiosa pauca, è un batterio che attacca la vite, ma posso dirvi da ora che lo stesso esperimento è stato effettuato recentemente anche sul ceppo
di pauca che attacca l'olivo in Salento è l'efficacia la stessa, per cui il prodotto è efficace anche verso la pauca. Andiamo avanti. Ecco, poi il collega ha anche fatto la prova in pianta, queste sono foglie infettate da Xylella fastidiosa, foglie di mandorlo infettate da Xylella fastidiosa, sono state immerse in concentrazioni decrescenti del prodotto ed è stato visto poi con la realtà in PCR, cioè con una tecnica molecolare piuttosto sofisticata, che dopo l'immersione per 15 minuti il prodotto già era entrato dentro e quindi aveva svolto la sua attività battericida e il prodotto non, e il batterio non si ritrovava. Quindi il primo punto di verifica è stato quello di confermare che questo prodotto ha capacità battericide verso Xylella fastidiosa. Andiamo avanti. Ecco i presupposti scientifici per la prova di campo, questi sono questi. Magari se si abbassa almeno una fila con luce per vedere meglio. Questi sono i sintomi che conosciamo tutti, sintomi del tutto aspecifici, ci sono questi disseccamenti di rametti e branche che via via portano in un lasso di tempo piuttosto lungo, si parla da un anno e mezzo, due, ma anche 3-4 anni alla morte della pianta. Andiamo avanti. Com'è che muore la pianta? Forse l'avete già visto, l'ha accennato anche prima dottor Antonacci, cioè il batterio, che è la fastidiosa, agisce a gruppo, a massa, non è la singola cellula, ma sono queste massarelle, vedete quelle cellule aggregate, a destra abbiamo una foglia d'oleandro, a sinistra una pianta di lite, cambia la specie, ma il sistema di attacco, di aggressione del batterio è lo stesso, cioè fa queste massarelle, questi tappi, si chiamano biofilm, che impediscono il passaggio dell'acqua dalle radici alla chioma e mano a mano la pianta secca. In tutte le specie, da quelle erbacee a quelle arboree, il sistema è lo stesso. Quindi il nostro bersaglio è arrivare dove cresce Xylella fastidiosa, cioè all'interno di questi tubi xilematici, xilema, xylella, xilema. Andiamo avanti. Ecco, questo è l'arancio, vedete, sempre nei vasi, ci sono queste masserelle che vengono occluse e quindi l'acqua non trasloca più. Questa è una delle poche fotografie dove si vede il ceppo salentino, questa è stata effettuata dall'Università del Salento al microscopio elettronico, vedete quelle cellule gialle, quelle sono cellule di Xylella fastidiosa in uno di questi vasi xilematici dell'olivo. Però è in uno stato iniziale, cioè non sono state ancora formate queste massarelle, quindi qui l'acqua ancora scorre. Comunque noi dobbiamo, ecco perché è difficile comunque la cura in questo senso, perché tu devi avere un qualcosa che in effetti arrivi lì e non è semplice, devi avere un prodotto che ha delle caratteristiche particolari. Avanti. Ecco, come funziona la traslocazione dell'acqua? Com'è che l'albero respira e comunque muove l'acqua? Ha una capacità con delle pressioni negative molto forti per assorbire l'acqua dal terreno, dalle radici, attraverso il tronco e nella chioma, sempre attraverso questi vasi xilematici, dove appunto vive il nostro batterio. È lì che dobbiamo arrivare. Andiamo. Ecco, qui entra in gioco l'Università del Salento, dove ci sono degli specialisti di botanica che utilizzano questo microscopio laser confocale che entra nel dettaglio di questi vasi xilematici. Quindi insieme a loro è stato dato il prodotto, sono state fatte diverse prove sia per nebulizzazione che per endoterapia. Cioè endoterapia significa fare un foro alla base dell'albero, iniettare il prodotto, lasciarlo entrare in circolo per un giorno o due e vedere se questo prodotto si diffonde. Per vedere meglio tutta questa situazione il Dentamet non ha colore, quindi è stato aggiunto a un colorante, la safranina, che è qualcosa che dà una colorazione che viene evidenziata da questa luce già verde che vedete. Dove vedete il verde significa che il prodotto o da solo, diciamo, o con l'aiuto della safranina è arrivato a diverse altezze. Vedete i tre pannelli? Quello più colorato è la zona di iniezione, cioè la base del tronco. È chiaro che è più intenso perché lì c'è più colore.
però man mano che vedete al centro siamo a 40 cm, a destra siamo a 80 cm, cioè già siamo a un'altezza così dal punto di iniezione, si intravede che solo dove c'è il dentamento, cioè nei pannelli più bassi, e c'è del colore, cioè praticamente dove c'è solo la safranina che non ha la capacità di entrare da sola nell'albero è tutto buio. Quando c'è il dentament che ha questa capacità di traslocare all'interno del sistema xilematico, allora anche a 80 cm vediamo la safranina, cioè è il dentament che porta dentro il colorante che fa sì che io veda quella luce verde al microscopio. Andiamo. Quella è la periodoterapia, qui con la nebulizzazione che è il normale modo di distribuire il prodotto, vedete che è tutto verde, riconosci dove vedete XY, quello è lo xilema secondario, cioè dove vive il xilema, dove scorre l'acqua, e vedete che è tutto verde, anche qui la safranina da sola non entra, ma insieme al prodotto è riuscita a colonizzare questa. Però andiamo a vedere a occhio nudo. Ah ecco, no, qui sempre col gruppo di Università del Salento abbiamo visto quindi che il prodotto arriva dallo xilema, ma lo rilascia veramente lo zinco e lo ione lì, cioè me l'hai colorato, hai fatto vedere che il prodotto è lì, ma hai detto che è battericida, ma cioè, lo troviamo veramente lo zinco e il rame in queste zone? Quindi con una tecnica molto sofisticata l'Università del Salento ha in effetti evidenziato che dove vedete le colonnine rosse più alte rispetto a quelle blu c'è più zinco e rame rispetto al controllo, e sono gli stessi punti campionati per mettere in evidenza quelle foto, quindi significa che in effetti in quelle aree c'è più zinco e rame rispetto al controllo. O in campo, dicevamo, si vede ancora meglio, qui vediamo delle piante di olivo nebulizzate con safranina e dentamet. Allora, il dentamet non è fitotossico ovviamente, la safranina a quella concentrazione è fitotossica, cioè se io do la safranina che vedremo non entra dentro insieme a qualcosa che me la porta dentro, ho l'effetto fitotossico, cioè le foglie si bruciano. Infatti vedete le foglie già bruciate sulla punta e sulla destra già abbiamo una branchetta avvizzita. Andiamo avanti, ecco vedete, cioè dove c'è insieme dentamet e safranina, le foglie dopo circa un giorno o due avvizziscono, quindi significa che anche qui il prodotto mi ha portato dentro il colorante. Vai avanti, come lo fai a dire? Lo vediamo, perché quando tu spruzzi solo safranina, dopo 48 ore ho un bel colore rosso, perché la safranina è rossa, ma le foglie sono sane. Perché? Perché qui non c'è il prodotto che me l'ha portato dentro. Quindi la safranina da sola non entra, chi lo porta dentro e fa l'effetto fitotossico è il prodotto. Ecco, qui vedete la colorazione sul rametto che sta a circa 2 metri dal punto di iniezione, vedete come già si vede la colorazione rossa. Andiamo avanti, ecco qui addirittura vedete la biforcazione dei rami a circa un metro e rotti dal terreno, vedete come è tutto colorato rosso, la safranina e il prodotto, il dentamet sono stati posti al colletto, dopo 48 ore vedete già è arrivata oltre un metro, quindi sale e rispetta anche le biforcazioni dei rami, quindi è molto sistemica, e il trucco, credo, il brevetto è proprio questo, cioè la forte sistemicità che questo prodotto ha nei confronti della pianta, cioè riesce a entrare dentro e nel nostro caso ad arrivare proprio all'oxilema. Vai. La dovizia. Allora, questa è la prova sperimentale, anche qui avrete letto, anche recentemente ci sono state delle deduzioni, delle critiche anche a delle sperimentazioni preliminari. Noi all'inizio siamo partiti con 3 aziende, quella di Vede, una Galata, una Galatina, nel 2015, dove dopo un primo anno di trattamenti a Galata e a Galatina, se vi ricordate, c'era un momento che si è pensato di ridurre la xylella con le potature drastiche energetiche, si parlò di questo nel 2015-2016. Quindi in queste due aziende
dopo questo primo anno di trattamenti, e abbiamo detto vediamo se in effetti con queste potature riusciamo a trattenere la malattia, perché ovviamente all'inizio anche noi non avevamo dei primi riscontri, ma la certezza avviene dopo 3 anni, quindi volevamo provare anche altre cose. Per cui abbiamo effettuato queste potature, ma ci siamo resi conto che potature fatte o in inverno o a inizio primavera erano molto deleterie, hanno portato a morte queste piante, per cui quelle aziende sono state abbandonate. Ecco perché dai 110 alberi ci siamo ritrovati in 240 di veglie, dove la prova è stata condotta per 3 anni senza questo criterio. Quindi è soltanto questo, perché le aziende sono servite a capire quale della strategia fosse quella più applicabile e meno ovviamente dolorosa per la pianta. Quindi il disegno sperimentale è stato questo, olive di 70 anni, olio eccellina, sesto tradizionale. Ecco, il grado di infezione era elevato. In questa azienda era stata, prima che noi iniziassimo la prova, verificata la presenza di Xylella fastidiosa, quindi era una di quelle aziende che secondo il piano Silletti doveva essere abbattuta completamente. Abbiamo, grazie anche alla Regione, ottenuto la possibilità di effettuare questa sperimentazione, per cui l'azienda è stata lasciata lì e ha consentito di effettuare tutte le prove. Quindi eravamo sicuri che il batterio fosse presente prima che noi iniziassimo. Quella era la tesi della prova, diciamo quella è 3 litri e 9 litri a ettaro è la dose, praticamente tradotto sarebbe 1 litro per 10 litri, questo diciamo è un po' il rapporto, e il numero di trattamenti è 6. Ecco, vedete già un'altra cosa che noi già abbiamo cambiato. Vedete i trattamenti, ad aprile 2, maggio, giugno, poi si salta luglio, agosto, settembre, ottobre, perché noi abbiamo detto, beh, vediamo se i trattamenti, che c'è un certo numero, e li diamo luglio, agosto, che è un errore, non vanno, lo dico subito, luglio, agosto sono periodi dove non va abbandonato, va fatto il trattamento, però al momento, per non sapendo bene come si comportava tutta l'approccio del batterio in questa situazione, per non sovraccaricare di troppi trattamenti, ha detto vabbè, sospendiamo luglio-agosto, magari ci concentriamo all'inizio, però adesso abbiamo mantenuto questo protocollo per 3 anni, perché ovviamente non lo può modificare. Quindi invece poi ci siamo accorti che lasciare non trattata luglio-agosto, soprattutto le piante ne risentono di più. Quindi andiamo avanti. Ecco, queste le piante stavano in una posizione randomizzata, significa non c'era appunto, erano 4 file, 20 piante da una parte trattate, 20 piante dall'altra parte non trattate per tutti e 3 gli anni. Questo è stato un motivo anche per cui le piante non trattate, come vedrete, sono tutte morte nel giro di questi 2-3 anni, e l'azienda, almeno quel corpo aziendale lì, sarà ricostituito in un melograniglio, come diceva Gianluigi, perché l'agricoltore già lo fa su 4 ettari, è un'attività molto remunerativa. Quella parte lì gliel'abbiamo distrutta, perché dopo 3 anni le piante sono non trattate, sono tutte morte, però anche questo ci ha già permesso di capire che una pianta ad inizio infezione, dove all'inizio ha un 10-12% di infezione, per andare a morte ci vogliono dai 2-3 anni. E anche qui ritorniamo al discorso di prima, cioè in 2-3 anni, con le tecnologie che potremmo mettere a disposizione oggi, tu ci riesci, se ce la fai, se prendi anche un discorso di controllo del vettore, magari di ripristino di fertilità del suolo, c'è una serie di strategie complementari, in 2-3 anni ce la fai a mantenere l'albero produttivo, non solo vegetativo, ma anche produttivo, come vedremo dopo. Quindi, ecco, andiamo avanti, 20 e 20, però su queste file non c'era tutta cellina, tutto gli aiola, era una cellina, 3 oliarole, una cellina e così via, che da un punto di vista statistico sperimentale è anche meglio, perché significa che c'è un effetto di confondimento minore, ad esempio rispetto a un vento, rispetto alla struttura del suolo, rispetto al trattamento stesso. Quindi erano situazioni da questo punto di vista ottimali. Ecco, perché si fanno prove per 3 anni? Perché bisogna aspettare? Perché nelle prove di campo tu
più variabili climatiche intercetti nel corso della prova e più affidabilità ottieni. Io la faccio la prova per un anno, piove o non piove, è quello regolare, hai una visione. Quando lo fai per 3 anni hai un insieme di situazioni che ti consentono prima di verificare se in effetti il prodotto ha e poi di capire quali sono, e come vedremo ci sono stati alcuni periodi dell'anno molto critici che, mettendo insieme tutte le prove di campo e di laboratorio, ti consentono di dire, beh vedi, allora qui il patogeno diminuisce, qui la pianta è stressata, e adesso le vedremo in dettaglio. Questi sono i 3 anni, andiamo avanti, ecco, questo è il 2015, primo anno, vedete in basso quelle strisce, quelle colonne blu e la pioggia, invece quell'andamento ad arco sono le temperature minime e massime, le minime quelle rosse, le massime quelle verdi. Io ho messo quel box, quel rettangolo rosso, a cavallo di quelle temperature verdi lì. Perché? Perché nel 2015, ad esempio, non solo qui, ma in tutta la provincia di Lecce, per 40 giorni consecutivi ci sono state temperature massime più alte della media da 1 a 4 gradi. Cioè, per tutto luglio e circa metà di agosto, ogni giorno ha fatto più caldo della media. Quindi è stata un'annata. Però vedete che sotto, in corrispondenza di quel rettangolo, ci sono le piogge. Quindi tutto sommato ha fatto caldo, però ha piovuto. Perché dico questo, poi lo vedremo tra breve. Quindi sappiamo che nel 2015 le piante hanno sofferto. Ma perché? Perché significa che piante già malate hanno subito ancora uno stress aggiuntivo per via delle temperature alte. Andiamo avanti. Ecco, il 2016 tutto sommato è stata un'annata regolare, cioè quelle classiche dei climi mediterranei. Vedete, le temperature salgono, però non c'è nessun rettangolo, stanno nelle medie, quindi ha fatto caldo, però un caldo accettabile, normale. Anche la pioggia più o meno c'è stata, c'è qualche buco in effetti a luglio-agosto, ma è normale, sappiamo che a luglio-agosto piove poco o non piove, quindi tutto sommato il 2016 è stata un'annata nella norma. Invece nel 2017 cosa è successo? Vedete, abbiamo il circoletto blu, i primi giorni di gennaio, se vi ricordate, ha nevicato e ha gelato, le temperature sono arrivate anche a meno 4, meno 5, 6 per più giorni, quindi per l'olivo non è proprio una temperatura che lo porta a morte, ma insomma stiamo abbastanza giù per fargli dei danni, e poi li vedremo. Poi, no aspetta, in estate, oltre al solito riquadro in alto delle temperature alte per parecchi giorni, vedete che in basso c'è quella frecciona rossa. Vedete che nel 2016, oltre ad aver fatto caldo, non ha neanche piovuto. Quindi abbiamo un gelo a gennaio e uno stress molto forte termico tra luglio e agosto. Quindi queste piante, oltre a essere sfidate, infettate dal batterio, hanno subito degli shock termici notevoli. Ecco, andiamo avanti. Ecco, questo lo rivedo in inverno, che durante la nevicata è bello dal punto di vista così estetico, però vai, sembra proprio una tormenta del siberiano. E qui vedete i danni da gelo dopo qualche settimana, xylella no, vedremo perché non è xylella. Vedete che ci sono quei bordi arrossati, si comincia ad addizzire verso l'interno, si approda la sigaro verso l'interno, avanti, diventa tutto cuoio come con xylella o funghi, quindi sembra xylella, e invece andiamo avanti, ecco, cadono le foglie colpite dal gelo, sapete che dopo un po' cadono, cosa che altre fitopatie come la xylella e i funghi no, ma le foglie generalmente restano sulla pianta. Quindi il danno dal gelo in effetti c'è stato. Vai. Ecco, veniamo ai sintomi di campo, ci stiamo avvicinando alla fine. Anche qui 3 anni. Ogni anno sono stati fatti, contateli, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rilievi dove ogni singola pianta è stato verificato, per ogni singola pianta il numero di lamenti che via via si avvizziva. Ok?
visiva, tra le piante trattate e le piante non trattate. Su questi numeri è stata effettuata un'analisi statistica per vedere se c'è la significatività. Andiamo avanti nel dettaglio, ecco, vedete il punto di partenza, anche qui è stato detto, ma le piante in alto, la striscia rosso marcata e blu marcata sono le piante non trattate, cioè quelle che per 3 anni non hanno preso il prodotto. In basso, vedete, sono quelle trattate e vedete tutte le righe indicano quanti rametti via via nel corso della stagione avvizziscono. Già dal primo anno si vede che le piante trattate hanno meno rametti. Non è che non ce ne hanno, c'è qualche cosa, è chiaro, però molte di meno. Ma il punto di partenza è più o meno lo stesso, c'è una differenza di 5 branchette su 40 piante di 70 anni. Allora, dire che non c'è la stessa longevità all'inizio, su non so quante migliaia di branchette possono esserci in un oliveto di 70 anni, significa che invece al contrario è stata fatta un'operazione molto certosina e la situazione di partenza delle piante era speculare. Andiamo avanti. Il secondo anno vedete che la forbice tra le piante non trattate e quelle trattate in basso si alza sempre. Vedete che i rametti si passa da 20 a 40 ma su 20 piante. Vedete che c'è un'impennata anche qui, ecco perché non si deve abbassare la guardia a luglio-agosto, perché anzi in primavera c'è l'innalzamento e il massimo si ha proprio, vedete, il rilievo di luglio, 14 luglio, vedete che c'è il punto più alto, lì probabilmente non è stato fatto il trattamento e le piante un po'. Andiamo avanti, questo è l'ultimo anno. La forbice tra trattato e non trattato è enorme, ma c'è da aggiungere che quelle riferite al non trattato, che sono oltre 100-140 rametti avvizziti, si riferiscono a meno piante. Perché? Perché man mano morivano e quindi le piante morte non sono state campionate. Quindi i numeri si riferiscono a meno piante rispetto a quelle trattate, che vedete non scompaiono come sempre, nessuno ha mai detto che prodotto fa scomparire, però regrediscono notevolmente. Andiamo avanti, ecco, questo è un esempio del primo anno non trattato, trattato, vai. Ecco, questa è la pianta, una delle piante che doveva essere tagliata. Ecco, questo è il 28 aprile, proprio inizio prova, questa è una pianta ufficialmente colpita da scheda fastidiosa che sarebbe stata tagliata secondo il piano di radicazione, vedete un anno dopo come sta a seguito dei trattamenti. Questa è la stessa 2 anni dopo, quindi vedete che se tu intervieni che ancora la pianta ha un bel po' di foglie e ce la fai a... Andiamo avanti, altre situazioni. Ecco, questa è fine prova, ottobre 2017, a destra piante non trattate, morte o giù di lì, e le piante invece, sempre quella lì che doveva essere tagliata, eccola là. Andiamo avanti. Abbiamo anche fatto una verifica sulla fisiologia della pianta, cioè con dei droni all'infrarosso hanno mostrato, hanno fotografato la chioma, quindi la vegetazione, e più è verde e più c'è foglia. Quindi i cerchi in alto sono le due piante trattate, in basso vedete sono aranciate, perché c'è molto terreno, non c'è più foglia. Quindi significa che la fotosintesi c'è. Andiamo? Ecco, poi come se non bastasse, e questi studi molecolari come di questi qui non si fanno quasi mai nelle prove di campo, questo è un grosso valore aggiunto, perché quei cerchi che vedete, quelle circonferenze, più grosso o più piccole, si riferiscono agli alberi trattati e no. I cerchi più grandi sono alberi non trattati. Abbiamo monitorato questo negli ultimi 13 mesi della sperimentazione. Vedete una cosa interessante, a parte l'oliarola non trattata, che sono dopo i primi 4 cerchi non c'è più dato perché la pianta è morta, quindi uno di questi controlli del molecolare è morta, non abbiamo potuto più fare i rilievi. Però se fate caso, in quelle trattate, al rilievo di febbraio 2017, il cerchietto rosso, che vedete si era un po' ingrandito, cerchietto rosso significa quanto batterio precisamente sta nelle foglie, quindi è un rilievo molto, molto sensibile, ti dice proprio, ti fotografa quanto di quel batterio c'è.
Vedete che il cerchietto a gennaio, a febbraio 2017 si rimpicciolisce parecchio, e si rimpicciolisce parecchio anche delle piante non trattate. Che è successo? Un mese prima c'è stata la gelata. Quindi si diceva, questo si sapeva già dagli Stati Uniti, che il gelo in effetti riduce la popolazione, potrebbe ridurre la popolazione di xylella. In effetti è vero anche per l'olivo, non la abbatte, però la riduce notevolmente. Tant'è vero che dopo, però, mano a mano che la stagione riprende, nella pianta non trattata di destra, vedete che rispetto al trattato si incrementa nuovamente, quindi riparte. Quindi il gelo la abbatte un po', però poi dopo il patogeno riparte. Però questo ci ha consentito di verificare un'altra cosa, che in effetti questi trattamenti riducono molto la presenza del batterio all'interno dell'albero. Vai. Ecco, questo è un altro modo per esprimere la stessa cosa: a destra la pianta non trattata, a sinistra quelle trattate. Qui è proprio al millimetro quante colonie formanti ci sono in un ml. Questa è un'unità di misura di microbiologi, quindi vedete le colonnine molto basse, significa che in effetti il trattamento è molto efficace. Vai. Questo è sempre riferito alla presenza del batterio rilevato per via molecolare, ci dice che nel corso del tempo, dei 13 mesi, pur essendo i valori relativi alle due varietà, Fogliarola e Cellina, diverse, vedete che le colonnine sono diverse, però rispettano lo stesso andamento. Quando cresce una cresce l'altra, quando diminuisce una diminuisce l'altra, si rialza e si abbassano insieme. Quindi significa che il trattamento in effetti ha una corrispondenza reale, cioè io tratto e la concentrazione mi si abbassa. È chiaro? Andiamo avanti. Ecco, stiamo finendo. Quindi che cos'è? Questa è una strategia di controllo delle malattie attraverso, se volete, la nutrizione. Quindi l'importanza degli elementi micronutrienti alle foglie o al terreno, per esempio, per gestire una malattia. È una frontiera nuova. In un futuro prossimo, 10, 15, 20 anni, probabilmente scompariranno, diciamo che siamo proprio all'ecambiente, tutti gli agrofarmaci o molti di questi, e si andrà verso questo sistema. Voi lo sapete già oggi, le bombe di fitofarmaci che c'erano 20 anni fa non esistono più, e quindi mano a mano, con difficoltà, con lentezza, ma si arriverà a cercare, e quindi ci sarà un'agricoltura molto più tecnica, molto più precisa, si cercherà di ragionare con le malattie in questo modo, con fertilizzazioni, micorrize, trattamenti alla chioma con elementi minerali, cioè è una frontiera che si è aperta non adesso, è già da qualche anno, però come vedete questo è un esempio. Andiamo? Ecco, poi velocemente, questo per dirvi, anche con le siringhe è stato fatto, è stato messo il prodotto, questa è una prova che io la devo a livello sperimentale, perché vi faccio vedere una cosa interessantissima, che anche noi non sappiamo che cosa innesca questo prodotto, ma qualcosa innesca a livello di cellule che si svegliano. Vedete, le siringhe è stato messo ad aprile 5 ml di prodotto dal quale, andiamo avanti, molto semplice, si fa un buco col trapano da 8, si mette le siringhe, vai avanti, ecco, e poi vedete che già dopo qualche giorno cominciano da piante secche, apparentemente secche, a venire fuori questi germogli. Vai, ecco, qui siamo al 10 maggio. Questa è sempre la stessa pianta a distanza di tempo, vai, eccone un'altra. Qui siamo a luglio, scusa, torno indietro, a luglio. Questa è un'altra a luglio, vai. Questa è un'altra a giugno. Alcune piante trattate in questo modo, vai. La stessa a luglio, vai. Ecco, questo è l'inizio, da aprile a settembre. Vedete in alto come partiva completamente secco, man mano che scendi, la stessa nel giro di 4 mesi. Questo è, diciamo, è una cosa un po' più tecnica, perché tu poi la dose la devi diluire, non puoi stare sempre la stessa, se non bruci la pianta, perché il prodotto è molto efficace, come avete visto, quindi non si può dare sempre assoluto, quindi va un po' saputo a giocare. Però vai avanti, sì, ecco qua, a giugno dell'anno dopo la stessa, quindi vedete che la pianta si è rimessa. Potrebbe essere una tecnica per far ripartire piante particolarmente compromesse, portarle a un livello di bioma tale per poi passare a nefronizzarle.
Ecco, però quello che volevo far vedere, questo è stato molto, questa è una cintas, quindi una pianta data per morta da 3 anni, bisognava tagliarla e si è detto vediamo con la siringa che succede. Non per xylella, da 3 anni. No, ma io lo dico proprio, qui apriamo una parentesi, non, allora vai, ecco, praticamente data la stessa pianta, e giuro che è così. Mi scusi dottore, non mi dimentico, è più efficace la puntura o la... No, la nebulizzazione, se tu hai un 40-50% di albero, la devi fare la nebulizzazione. Ok, diciamo. E scusi sempre. Riesce a partire da giù fino in alto facendo le punture, oppure perché alcuni, diciamo, gente che magari vuole fare le prove ha utilizzato il cannone usando il suo, cioè quello che sta succedendo lì. Lavando, ha fatto bene a dire che non è mio. No, ho specificato perché io la seguo da quando ho iniziato la richiesta. Hai fatto bene. C'ho la barba, forse non si sta ricordando. Perché io ero ragazzino. Gli ho fatto un sacco di domande all'epoca e poi di testa mi ho fatto tanto. Infatti, vabbè. Comunque, dicevo, c'è stato qualche amico che, perché poi ognuno di noi si diventa ingegnere, no? In queste cose qua, e ha lavato proprio il tronco, le branche, da giù fino ad arrivare, fin dove poteva arrivare il cannone. Chiedevano, secondo me è più efficace però chiedevo direttamente a lei, dalla sua esperienza, facendo quel lavoro si può ottenere qualcosa? Guarda, io non l'ho detto, però noi abbiamo iniziato proprio in quella famosa azienda del 2015 di Calatone. Abbiamo iniziato anche in questo grado, sì, abbiamo iniziato in questo modo. E anche lì, io non lo dico mai, tu adesso hai aperto questa cosa, te la dico, però... Non vado avanti. No. Posso parlare allora, tutto quello che avete visto c'è un riscontro scientifico. Cioè, io ti dico, le cellule sono diminuite a seguito del trattamento, solo di questo non ti so dire, però ti so dire sicuramente che questo è il prodotto che qualche cosa va a stimolare. Evidentemente questa pianta aveva delle cellule latenti che stavano lì, questo è arrivato, ok. Per il discorso del tronco, noi avevamo iniziato in questo modo e a occhio in effetti c'era un certo effetto positivo, però come fai tu a scientificamente, dovresti fare altri tipi di prove che non io stiamo facendo di tutto. No, per dirti che però se entra dentro anche dal tronco male non va. Perché lei, scusi, ha detto prima il fatto dei fori, no? Che comunque bisogna saper fare, perché sennò non va da nessuna parte, rimane lì, dopo un giorno, non è lì. Le domande però, facciamo dopo. Comunque, ecco, questo è qualcosa che non vi so dire che cosa è successo, però è successo, questa pianta è morta da 3 anni, in qualche modo ha ripreso. Andiamo avanti, siamo per concludere, ecco qui. Passiamo, ripeto, le sperimentazioni hanno l'importanza di farti capire quei fenomeni, no? Avete visto la concentrazione che scende, il sintomo che scende, e questa è la siringa che funziona. Quindi tu hai un'idea, non si deve saltare a luglio agosto perché è un errore, la dose era giusta fin dall'inizio, e tu aggiusti il tiro perché non conosci, però e fai una sperimentazione pubblica. Le cose più importanti sono quelle che vengono in applicazione, e qui ci sono dei casi che partendo già da 3, ormai quasi 4 anni fa, quarto anno, ci sono stati degli oliveti recuperati, questo ad esempio è a Cambole, qui abbiamo anche il proprietario. Un applauso. Il proprietario, eh? E questa era la fioritura a maggio dell'anno scorso, andiamo avanti, o gli aroma, penso gli aroma. Donato, scusa, questo è gli aroma che c'è forse alla roba, comunque è misto anche la roba, andiamo avanti, qui già si vede la carica, qui siamo a luglio, vai. Ecco, qui però già siamo ancora avanti, vai, e qui siamo prima della raccolta. Vai.
Fermiamoci perché in un ettaro e tre, Donato, quanto hai fatto? Certo, in un ettaro e tre, quanti ettari? Arriverà sui 150 quintali quest'anno. A metà adesso andato. Perché quest'anno è stata un'annata sì, marcia. Sì, è sembrato sull'altro. No, sono altri. E vabbè, vai, adesso stiamo finendo, queste sono altre giorni. Sì, 17 anni. Qui siamo a Galato, ecco qua, una pianta aprile 2017, luglio 2018, qui è il secondo anno, quindi la produzione forte ci sarà probabilmente quest'anno, ma anche qui era un livello disastrato. Andiamo avanti. Ecco, quella è la foto iniziale in alto, aprile 17, luglio 2018, andiamo avanti, altre situazioni, qui altre aziende, questa è un'azienda dove era stato dotto un olivo infetto, ma tutto intorno è perfetto, vediamo. E vabbè, queste sono le strategie, le abbiamo già accennate, le emozioni delle piante disseccate, non sbrancare assolutamente, applicazione, un litro, 300 litri, una volta al mese, da distribuire finalmente, non sospendere ad agosto, luglio agosto, vedete, a differenza del protocollo. Erbicatura da adesso a fine aprile per il controllo della spudacchina. Qui è stato posto l'accento sulla spudacchina, l'altro cardine importante di tutta questa storia è togliersi quanta più spudacchina possibile dal nostro livello. Perché diciamo, io ho visto livelli di Gianluigi dove a fianco c'era una foresta e l'oliveto trattato col prodotto ma bello pulito stava bene. Però il rischio di passaggio comunque c'è, è normale. Però questo per dire che se già uno va dal suo, già fa tanto. Poi le triste sono le perdite del suolo. Noi ci siamo occupati della chioma, ma da sicuro che anche la componente del suolo, con micorrinze e compost certificati, ha la sua grossa importanza, perché da sopra e da sotto è meglio. E poi vabbè, ci sono alcune delle zone, magari ne parleremo in un altro incontro, ci sono qualche terreno, qualche area che ha qualche micro carenza di questi micro elementi dove magari una concimazione adeguata potrebbe aiutare tutto un ripristino. Credo che abbiamo finito. Vabbè, il discorso degli stagni d'acqua, per dire che a volte poi con queste bombe d'acqua, oltre alla siccità ci si mette anche la spessia radicale e quindi voglio dire. Abbiamo anche un altro stress da cioè, quindi evitare la compattazione del terreno, appunto sarebbe anche qua. Vai. Ecco, con questo abbiamo chiuso. Credo che l'intervento sia stato abbastanza esaustivo. Accompagnare la pianta con un agire quasi certosino, perché se uno pensa che dopo il primo trattamento già di avere dei risultati, chiaramente tutto questo purtroppo dovrà scontrarsi con una mala realtà. Bisogna avere la pazienza, seguire il protocollo, aspettare il tempo che ci vuole. Adesso vorremmo aprire la possibilità di interventi esterne. Ovviamente diamoci un tempo massimo, allora un intervento massimo 2 minuti, va bene? Possibilmente diciamo se mi ricordate. Buonasera a tutti, allora io volevo confrontarmi con il dottor Scortichini. Volevo fare 2 domande velocissime, una al dottor Cesari. Allora, io so che nel monitoraggio che è stato fatto tempo fa sono state rilevate delle piante senza il batterio, però ammalate, e volevo sapere se era stata fatta una ricerca su queste piante, perché mi sembra che sarebbe una cosa seria. E poi riguardo invece al Dentament, allora gli ulivi sono produttori di cibo, noi stiamo parlando, sì, hanno una valenza paesaggistica notevole, e già se riuscissimo a salvare la chioma senza anche la produzione sarebbe un beneficio enorme, però l'ulivo produce cibo, l'olio nello specifico, che viene consumato in grandi quantità da
da tutti noi, no? E allora volevo sapere dal dottor Scortichini se è stato fatto una ricerca su quello che, sui residui, sul cibo. Allora mi è sfuggito, la prego magari di ripeterlo, grazie. Allora, premesso che i monitoraggi fatti in maniera certa, certificata, sono solamente quelli che a seconda degli anni si sono susseguiti nella zona di contenimento, che è la zona di controllo infetta, e nella zona di cuscinetto, che è la zona di controllo indenne. Quindi questa fascia che, come voi sapete, man mano è andata avanti. Quindi, per fare un esempio, abbiamo sentito parlare sulla stampa di 22 milioni di piante infette, non sappiamo da dove derivi questo dato, perché poi alla fine non esiste neanche un monitoraggio, diciamo, in percentuale che possa giustificare questo dato. Quindi su questa questione purtroppo molte imprecisioni vengono, ci sono molte imprecisioni. Non chiedetemi perché, però noi abbiamo anche qua dei valentissimi professionisti che fanno questo lavoro, sono professionalizzati e possono confermarlo. Per quanto riguarda l'incidenza di piante infette da Xylella su quelle che sono state riscontrate che hanno dei sintomi, perché ovviamente gli agenti fitosanitari sono formati e anche il campo li ha formati poi a comprendere ancora meglio quali sono le piante che possono essere sospette, diciamo che non andiamo oltre al 15% di quelle che sono state negli anni riscontrate come sintomatiche con disseccamenti e con infezioni. Quindi noi abbiamo in molte situazioni delle piante sintomatiche che in realtà non sono infette da Xylella. Chiaramente perdono la produttività, questo è il dato reale, c'è il codio, c'è un disseccamento, però non c'è la Xylella, che è l'oggetto dell'attenzione, sarebbe per dire morbosa, da parte dell'Unione Europea. Però il dato oggettivo è che c'è una direttiva e c'è una legge, chi non la rispetta paga la sanzione, questo è il problema. Però non voglio entrare nella questione giuridica. L'altra riflessione che però va fatta, e noi l'abbiamo visto, ne abbiamo discusso qua, è che ci sono altrettante piante asintomatiche, senza sintomi, infette. Allora, qual è il problema che ci stiamo ponendo, e tra l'altro con speriamo di poter avere possibilità di approfondire questo discorso, è il seguente. L'azione di monitoraggio, che adesso ha delle nuove regole di ingaggio, cioè quindi un'ispezione visiva, non si va più a prendere, correggimi se sbaglio, un campione sistematicamente per ogni ettaro, prevalentemente si va in un ettaro, si vede se c'è una pianta sospetta, se non c'è si passa avanti, no? Questa è la regola di ingaggio stabilita con gli ispettori di Bruxelles a maggio di quell'anno scorso. Cosa succede? Se io sono un agente, per quanto esperto, se io sono un agente, vado in un campo dove magari ci può essere stata una prima infezione, o perché c'è una varietà o un clone, o ci sono condizioni del suolo particolari, non lo sappiamo, che non danno la sintomatologia, però c'è la presenza dell'infezione, è un grosso limite per la validità del monitoraggio. Cioè noi quello che ci chiediamo, ha senso fare questo, visto e considerato che poi l'unico il punto critico nella diffusione del batterio, ripeto, ribadisco, oramai dopo 5 anni non ci sono possibilità di smentire, il punto critico è il vettore, è come la malaria. Cioè voglio che ritorniamo su questa riflessione anche nella zona infetta, anche nella zona indenne. Se vogliamo veramente bloccare la diffusione, possiamo anche cercare e avere la fortuna di trovare su tot milioni di piante delle piante infette. Quando le troviamo e abbatterle, perché la norma nella zona contenimento e nella zona infetta può anche dispiacere, ma la norma prevede che si abbattino. Scusi, però la mia domanda è... La domanda e l'ho risposta, cioè una percentuale... Piante malate senza batteri, questo. Ma
Allora, ho già risposto e ho dato anche qualche elemento in più. Nel monitoraggio ufficiale fatto dall'ARIF, per essere chiaro e sintetico, da quelle che sono le piante sintomatiche, che sono anche corredate di fotografia, perché gli ispettori sono tracciati in tutto e per tutto, fanno pure la foto della pianta per chi avesse dei dubbi, c'è una percentuale, ad oggi, una percentuale che non supera il 20% di piante infette, il resto non sono infette, sono sintomatiche ma non infette. E ho anche precisato che esistono piante asintomatiche infette. Quindi questo è il dato che vi posso dare ad oggi. Queste sintomatologie, possiamo parlare di morte della pianta, come abbiamo visto nell'anteriore, si tratta di un momento serio, un ispettore viene lì, vede questa pianta, e dice che è sintomatico, però in realtà il momento secco può essere dovuto anche ad altri fattori. Quella pianta lì, in assenza di infezione di xylella, non seccherà come invece è successo nel pellicolino e all'ugento, quindi chiaramente sono due fattori diversi, perché non c'è questa eziologia simile nella situazione. Allora, però per essere... Oh, scusate, però dobbiamo dare dei dati oggettivi, io anch'io sono condivido con la supposizione, però io mi devo attenere, altrimenti noi non parliamo di scienza, di pseudoscienza. Questo è il metodo scientifico si costruisce con i numeri e con i riscontri oggettivi, altrimenti cadremmo nel vizio di qualcuno che accusa a bambera qualcun altro di essere pseudoscienziato. Allora, i dati sono quelli, il numero di piante monitorate dove c'è stato un riscontro oggettivo è verificabile. La sintomatologia che, ripeto, nonostante tutto è aspecifica perché parliamo di un'occlusione della canale, che qualcuno ha detto, no, ma io so riconoscere la xylella dal verticillium, io francamente non sono un fitopatologo, io mi occupo, faccio una specie di mediatore culturale, perché non sono un fitopatologo, mi occupo di altro nel settore della ricerca, però ho chiesto anche a fitopatologi, non c'è questa capacità di discernimento tra un fungo con la xylella. Il dato è questo, noi non sappiamo cosa avverrà, sappiamo benissimo che c'erano delle piante asintomatiche con la presenza di xylella che sono sopravvissute anni, poi vabbè sono state abbattute perché la norma prevede quello, probabilmente se le avessero tenute chissà. Voglio ricordare che per quanto non possa piacere a me, ma la norma non solo prevede che se la norma non solo prevede che fa, che ha fatto? La norma viene direttamente da Bruxelles, ascolta che ti do delle spiegazioni, vabbè non vuoi ascoltare, la norma proviene da Bruxelles e c'è una norma nazionale del 2005, vuoi far ascoltare gli altri, Scusami, al momento la norma è quella, si deve cambiare, lavoriamo per cambiarla, ma la norma è quella, vi dico di più. La norma prevede, secondo la legge del 2005, che è la legge istitutiva del servizio fitosanitario, che se io notifico la presenza di un albero infetto, io non lo abbatto, sei passibile di una sanzione da 1.000 a 20.000 euro per detenzione di materiale infetto. C'è pure la galera, no? No, la galera, non è prevista la galera nel decreto. Ascoltiamo, scusate, voi commentiamo. Perché molte volte, scusate, noi abbiamo visto persone che in buona fede hanno fatto battaglie per non abbattere gli alberi, salvo poi ritrovarsi con l'abbattimento coatto e con la denuncia perché dovevano pagare da 1.000 a 20.000 euro per detenzione di materiale infetto. Stiamo parlando della zona cuscinetto, della zona di contenimento. Come per esempio quello che si fa se io non contengo la sputacchina o sono soggetto a un'altra sanzione prevista nel titolo 12, andate a controllare, del decreto legislativo del 2005, il 214, quello che istituisce il servizio fitosanitario, perché in quel caso quando non contengo la sputacchina diffondo il materiale, diffondo il batterio da quarantena.
Quindi il problema fondamentalmente è che esiste una direttiva del 2002 applicata nel 2005 con la situazione xylella che fa aprire una procedura che è stata definita dall'esecuzione e esecuzione dei decreti ministeriali. Ora, dire a un agricoltore puoi anche fregartene, non può anche non interessarti all'abbattimento, vuol dire, se non viene correttamente informato, condannare quell'azienda a pagare delle sanzioni. Il discorso degli arresti, io lo dico personalmente, è eccessivo e tra l'altro giustificato perché c'è una norma che definisce che ci sono sanzioni amministrative. Per questo evidentemente lo staff del presidente Mattarella ha respinto quell'idea. Se ci sono le sanzioni amministrative, che faccio? Per una macchina parcheggiata in doppia fila l'arresto? Quello non è possibile, una cosa del genere. Comunque, non è, io non sono un giurista, non sono un tutoro, da segretario della task force, però vi posso dire che sono 5 anni che stiamo seguendo tutte le questioni con anche queste altre sfaccettature. Ora, per chiudere, dal punto di vista epidemiologico, quello che non è stato fatto, ma non è possibile farlo con i dati del campionamento, è un'analisi epidemiologica a caso controllo, quella che viene fatta normalmente a livello basilare nell'ambito dell'epidemiologia medica, che pur essendo medica umana è un metodo scientifico. Questo non è stato fatto perché chi fa il campionamento ha avuto diversi protocolli di approccio e più delle volte va direttamente a cercare la pianta infetta. Ok, grazie. Era stata una delle prime cose con cui ho introdotto la relazione ed è uno dei presupposti per cui diciamo, è stata effettuata la prova, cioè ci siamo chiesti vediamo se funziona, ma anche se il zinco e il rame penetrano nella tuba. Infatti a fine prova sono state fatte proprio dei campionamenti prima della raccolta per vedere quanto zinco e rame ci fosse nelle trube trattate e nelle trube non trattate, e il valore era lo stesso. Quindi questo prodotto resta lì nel peduncolo, non arriva nel frutto, e quindi all'interno dell'olio non ci sono quantità anomale superiori dell'olio diciamo, che deriva da piante trattate, non ci sono quantità di zinco e rame superiori rispetto a quelle non trattate. Allora, io mi ero segnata dei punti poco prima, però a questo punto mi riaggancio a quello che diceva lei, Cesare, sul discorso che fa un po' imbestialire tutti, perché abbiamo visto alberi abbattuti e lasciati lì. Quindi se è vero che la xylella va in giro e si propaga, i primi colpevoli sono proprio quelli dell'ARIF che hanno abbattuto e lasciato lì. Anche l'ultimo albero a Cisternino è rimasto a pezzi fino al giorno dopo, perlomeno, se non ancora. Quindi questo è il motivo del malumore, io lo dico con un po' più di serenità perché sono più giovane, capisco che chi ha una certa età giustamente non ne può più. In apertura Legambiente ci dice, per fortuna, e ci ricorda i dati, che abbiamo massicce dosi di agenti inquinanti e veleni nei terreni e nelle falde acquifere. Sappiamo, perché è all'evidenza di tutti, che ogni giorno esiste una guerra che è chiamata guerra al clima. Con gli aerei ci bombardano. Questo non lo dico io, l'ha detto, lo trovate in un'intervista lunga, un generale che ha utilizzato questi metodi, quindi non c'è né da gridare al complotto, ma semplicemente sì, le chiamano scie chimiche, io utilizzo guerra climatica perché altrimenti il punto è che si scuote la testa e si fa finta di non voler vedere una cosa che non solo in Italia, ma contadini e agricoltori in Spagna la settimana scorsa, quando siamo andati ad ascoltarli, denunciavano. In Spagna c'è un rapido e i rapidi cambiamenti climatici non sono dovuti ad agenti naturali, ma sicuramente a qualcosa che viene utilizzato in teatri di guerra da tanti e tanti anni. Quindi basta informarsi e non gridare al complotto, prendere l'evidenza dei fatti. Quindi Legambiente ci
ricordava dei dati che ci dicono che praticamente le nostre piante si stanno ammalando come ci ammaliamo noi, così come noi aumentiamo nel genere umano i casi di tumore, così abbiamo piante che cominciano ad essere maggiormente aggredite da batteri. I batteri sono milioni, se pensiamo di volerli sterminare tutti praticamente stiamo attentando alla vita. Tra l'altro, voglio dire, parliamo di cose che ci fanno anche bene, no? Noi prendiamo, dopo un'influenza, quando prendiamo l'antibiotico, poi prendiamo dei probiotici, quindi sicuramente basta fare un'analisi molto semplice. Quindi io spero che Legambiente contrasterà con forza il decreto centinaio che sta per uscire, che non ci pensa proprio ad eliminare dalle nostre teste, quindi anche dalle nostre tavole, pesticidi, fungicidi, erbicidi e tutto quello che ci sta facendo ammalare. Visto che in realtà per quanto riguarda il contrasto al decreto Martina, io non ricordo una Legambiente molto arrabbiata al fianco di gente normale come me che era lì a protestare per salvare la salute di tutti. Per quanto riguarda poi il vettore, scientificamente non è stato possibile provare che sia il vettore la sputacchina e neanche che sia l'unico, come forse qualcuno accennava. Questo non solo dalle dichiarazioni già del 2014 di Krugner, però mi piace ricordare sia il professor Verrino, ma anche Massimo Virgilio, che forse molti di voi sapranno, lo ricordo o lo dico a chi non lo sa, è un biologo specializzato sulle pesti dell'ulivo, che dopo aver analizzato tutta la letteratura scientifica su Xylella fastidiosa in Puglia, ha affermato che i test di inoculo del batterio sull'ulivo sono falliti, e questo è riportato in Xylella Report, che è stato depositato alla procura, e grazie a tutta la documentazione della giornalista Marino Mastro Giovanni, anche grazie a quello, praticamente si è riusciti ad avere sotto indagine non solo il generale Silletti, che ha detto lui ha solo eseguito il piano ma non poteva assolutamente rispondere del piano perché non ne aveva le competenze, questo l'ha detto lui, ma ha messo sotto indagine una decina circa di persone che noi vorremmo sapere anche queste indagini prima o poi a che portano, visto che chi ha lottato per difendere il territorio si trova già a dover rispondere davanti a un'aula giudiziaria. Dopodiché Leverano è vero che ha un merito grande, ha il merito, ci ho ascoltato per ore molto in silenzio, per cui adesso mi fa finire. Leverano ha il merito di aver attivato uno dei primi presidi che hanno fermato gli abbattimenti degli ulivi. Ecco perché gli ulivi qua non sono morti, perché li abbiamo difesi con le unghie e con i denti, come è stato fatto a Veglie. Quindi, che cosa è in sostanza la Xylella? Secondo me un cavallo di Troia, che sta riuscendo a portare sul nostro territorio e non solo, perché la Xylella non è vero che avanza, c'è una zona di contenimento, perché in Spagna c'è. In Spagna c'è, però attacca i mandorli, lo dico ai nostri olivicoltori presenti, lì non attacca gli olivi principalmente, attacca i mandorli, ma semplicemente perché sono di più i mandorli. E gli agricoltori lì si basano la propria sussistenza sui mandorli, e quindi qui attaccano l'economia storica che è basata sull'olivo, che è quella che ci permette di campare e ci dà da mangiare da sempre, lì attaccano i mandorli, e quindi, signori, è un cavallo di Troia che oltre a favorire i vari gasdotti che stanno arrivando, perché c'è da dire anche questo, e non mi posso dilungare, ma lì TAP ha falsato un po' i numeri per poter andare avanti con i lavori. Quindi si fa strada spianata anche per quanto riguarda l'edilizia massiccia per il turismo di massa che deve arrivare da noi, e quindi che succede? Ci hanno tolto il tabacco, ci hanno tolto i vigneti, ci hanno tolto l'ostacolo dei millenari. Ci hanno tolto, esatto, la canapa, adesso togliamoci davanti anche i millenari, perché diceva benissimo Scortichini, producono un prodotto di troppa qualità, i polifenoli che hanno i millenari, la favolosa non ce li ha, e nessuno dice che la favolosa consuma tanta di quell'acqua come il super intensivo, e in più dopo 10, massimo 15 anni va tolta perché diventa improduttiva, quindi forse ci vogliono fregare ben bene della Xylella. Quindi concludendo,
libridi di laboratorio come i melograni o tutte le altre, gli altri campi che ci si sono stati prospettati oggi di paesaggio, di coltivazione, credo che debbano da parte nostra avere una ferma risposta verso il no, e dovremmo anche ricordare, erano troppi gli appunti presi, come in Valle d'Itria sono tutti verdi gli alberi, pure positivi a xylella, producono anche da anni, quindi io non vedo la necessità di contrastare assolutamente, di parlare di cure, perché mi dispiace dirlo, io sono contenta se la cura Scortighini come le altre funzionano, ma il riassunto di tutta la cura sta nei terreni. Se noi ci veramente prefiggiamo l'obiettivo di andare a ripristinare i nostri terreni che sono sotto l'1% di materia organica, abbiamo risolto il problema senza spendere una lira. E quindi il mio invito è: seguiamo la linea dei pastori sardi, cominciamo a bloccare e poi vediamo se ci arrestano. Arrestateci tutti. Ok, grazie. È vero quello che hai detto, che a Leveranno è nato uno dei primi presidi, è vero, è legalmente presente. Così come anche... È stato fondato, mi scusi, eravamo in 10, legalmente è arrivato dopo. Io c'ero, va bene, ok. Ho visto cos'è un attacco all'Legambiente? Cioè, no, sono stato no, io ho attaccato all'Legambiente, io ho fatto un quadro generale. Giusto per chiarimento. Allora, parto dall'ultimo concetto, è ovvio che una riflessione sulla qualità del suolo, che fa parte anche di un approccio agroecologico, è fondamentale per l'equilibrio non soltanto della salute delle piante, ma anche per una sostenibilità ambientale. Noi qua, come Legambiente, siamo un giorno, ieri c'è stato un documento che poi farà circolare il ciclo di Legambiente, molto importante a supporto dell'agroecologia, anche perché nei confronti dell'agroecologia e dell'agricoltura biologica attualmente è in atto un attacco ideologico che sta cercando di bloccare anche la promulgazione della prima legge sull'agricoltura biologica italiana. Quindi su questo siamo pienamente d'accordo. La qualità del suolo, e infatti molte delle sperimentazioni finanziate dalla regione hanno come obiettivo lo studio e il miglioramento della qualità del suolo. Tra l'altro io ho avuto la fortuna, anche l'onore di rappresentare questo tipo di approccio, l'approccio in questo tipo di sperimentazioni finanziate dalla regione, nel congresso che si è tenuto a Milano, curato dall'Associazione per la Biodinamica, che parlava proprio di alleanza per l'agroecologia. Quindi su questo non abbiate problemi, parliamo la stessa lingua, siamo pienamente d'accordo. Il problema fondamentalmente è un problema di natura giuridica e, se vogliamo, anche di convenzioni, però noi viviamo in un mondo dove si stabiliscono delle convenzioni. C'è anche da precisare che la direttiva dell'Unione Europea è una direttiva, una decisione ed esecuzione erga omnes, e quindi riguarda quello che accade sia in Spagna che in Portogallo, che in Francia, che in Puglia. Ci sono stati dei casi anche in Germania, ma isolati. Il problema fondamentale è quello di, secondo la norma, rispettare quelle che sono le richieste di Bruxelles, che sono essenzialmente legate alla mancata, a bloccare la diffusione del batterio. Eradicare il batterio, non l'albero. E quindi, da Bruxelles parlano di eradicazione del batterio. Sì, siccome quanti, l'eradicazione del batterio si può ottenere quando in un focolaio puntuale individuato, tipo quello che si è trovato nel vivaio in Germania, si abbatte la pianta, si distrugge la pianta e quindi si eradica il batterio da quel territorio. Nel 2013 l'Istituto di Organismi di Ricerca hanno definito, quando è stata dichiarata la rottura di quarantena, già la presenza in 8.000 ettari, quindi il batterio non era eradicabile. L'Unione Europea ha chiesto semplicemente di fare in modo che dalla zona infetta non possa essere, si faccia quello che è possibile per non trasferirlo nella zona interna. Sulla questione legata alla citazione di Xylella report, che io conosco molto bene perché conosco bene Marilu Mastrogiovanni, ci siamo sentiti anche recentemente,
quello comunque è un libro che è datato 2015. Noi nel frattempo abbiamo avuto la possibilità con i progetti di ricerca di approfondire la capacità di trasferimento del batterio e quantomeno la capacità di quegli insetti. Sono tre specie che sono state individuate con presenza di batterio nell'apparato boccale su piante, quindi sono potenziali trasmettitori, e quindi da quel punto di vista abbiamo, a dispetto del 2015, una certezza, cioè quello è la forma di diffusione, non che voglio dire non può essere come studio, per favore, dove si evince con certezza che quella è la fonte di diffusione. Io, se mi lasciate la posta elettronica, vi giro gli articoli, sì, che sono stati sviluppati, che sono ora possibilità con certezza. Detto questo, ovviamente noi siamo tutti quanti sulla stessa barca, non c'è assolutamente contrapposizione, perché la volontà della Regione Puglia non è assolutamente quella di assecondare quelle che possono essere determinate dei livelli. Del resto noi siamo qua a presentare una forma di contrasto scientificamente definita che tutela e conserva il patrimonio olivico esistente. Le sperimentazioni si stanno facendo anche su oliveti monumentali. È ovvio che nell'ambito scientifico e per quanto riguarda i decisori ci sono una serie, c'è un dibattito che noi stiamo cercando di governare, soprattutto evitando che ci possano essere dei monopoli. Io voglio ricordare che allo sforzo della Regione su 37 più 3 progetti noi abbiamo si contrappone il finanziamento di 2 progetti Horizon 2020 finanziati per milioni di euro, e dove sostanzialmente la focalizzazione è essenzialmente sulla capacità di individuare il batterio e eventualmente sulla capacità di individuare piante resistenti. L'X Factor, il secondo, già si comincia a lavorare un po' meglio sull'analisi territoriale, sociale, sociologica di quelli che sono i fattori, i punti critici dal punto di vista sociale, e anche sul discorso del vettore. Poi, ultimo discorso, voglio ricordare che la ricerca non si forma, per fortuna, sulla xylella, non si sta focalizzando soltanto sull'aspetto patologico, fitopatologico o entomologico. Recentemente su una rivista, una delle riviste più importanti a livello internazionale di fitopatologia, è stato pubblicato, Marco Scortichini è stato il primo che mi ha girato questa novità, è stato pubblicato uno studio di impostazione sociologica, ripeto, una delle più importanti riviste di fitopatologia, ha voluto pubblicare un lavoro fatto dall'Università Milano di Bocca su quello che è l'approccio territoriale e sociale della vicenda xylella. Quindi anche questo, abbiamo la conferma dall'esterno che anche questo è un percorso che va affrontato. Grazie. Grazie a te. Prendo il dottor Scortichini. Premetto che non vuole essere polemica, vuole soltanto essere un modo per capire. Intorno alla sua sperimentazione si sono sollevate delle critiche. Ecco, io mi chiedo, io ho visto la presentazione e i miei colleghi hanno visto dal vivo queste prove in campo ed è quello che lei ha presentato. Ecco, io mi chiedo da cittadino, cosa è mancato, cosa manca tra la sua sperimentazione e chi le muove le critiche? Cos'è che non va? Manca, c'è un difetto di comunicazione? C'è qualcosa? Io, quando avrò la possibilità di muovere questa domanda, di porre questa domanda anche chi le muove queste critiche, le farò. Intanto pongo questa domanda a lei. Grazie, questa è una bella domanda che non avevo mai sentito. Ringrazio, perché il primo a essere sorpreso di questo attacco così frontale a chi fa questo lavoro da tanti anni, ha affrontato tante emergenze fitosanitarie in poi Italia, sono stato io, perché non me lo sono spiegato neanche io e credo che francamente non giovi a nessuno. Io l'ho detto passando così, ma era la prima cosa che nella prima slide. Cioè, le emergenze fitosanitarie in tutto il mondo si affrontano e si vincono, tra virgolette, nel senso della convivenza, insieme. Allora,
demonizzare chi ti propone uno strumento tra gli altri, ripeto, ne verranno altri di migliori, al momento c'è questo, sappiamo quello che fa e che non fa. Non capisco a chi giova, non l'ho mai capito. Bravo, bravo. No, ma sul serio, non lo capisco, perché io vi dico... Che il suo prodotto deriva da un know-how italiano? Non credo. No, spero di no. No, ormai queste no. Sono cose... Anche queste cose. Sì, ma sono cose... Diciamo stare. C'è un problema di tempo. Io, diciamo, non penso sia questo. 10 anni fa a Latina, per una malattia molto più violenta del... Gianluigi, l'ho detto prima, lo dico adesso, della xylella, più violenta perché? Perché se qui un oliveto impiega un anno e mezzo, due, tre, a seconda, per l'EFSA anche 4 anni, è scritto dall'EFSA, quindi ci mette 4 anni la xylella, ve lo dico, a portare a morte un olivo, perché l'olivo è l'olivo, insomma, una pianta resistente. A Latina nel 2008-2009 sparivano ettari di attinidia in 3-4 settimane. Se qui c'è la spondachina o il vettore che trasporta 100 metri l'anno, punge e va, il batterio dell'attinidia latina è trasportato dalla latina in tutta Italia, perché poi è stato trovato in Piemonte, in Emilia Romagna, in Veneto, in Calabria, in Campania, è trasportato dalla pioggia e dal vento. Allora, se noi abbiamo difficoltà a fare 4 erpicature da febbraio ad aprile, perché chi le fa, chi non le fa, e ci sta, ma tu alla pioggia e al vento, ma che cosa ne fai? Eppure lì chi ha portato una cosa, chi l'altra, è un altro settore l'attinidia, è un settore dove girano più soldi, c'è tutto. Ma in 5-6 anni, se tu vai a Latina adesso e vai a trovare il batterio, lo trovi dappertutto, anche su lui, ma le piante stanno lì e producono più di prima. Perché? Perché in 5-6 anni chi ha portato una cosa, chi l'altra, il problema è risolto, risolto. Oggi non si parla più di batteriosi a Latina. Non si parla più, no perché non c'è, perché non hanno imparato a convivere. E all'inizio c'è stato un po' di discussione, perché anche lì le posizioni erano diverse, le cose vanno. Ma alla fine chi ha fatto una cosa, chi l'altra, e tutti stanno lì. Se tu adesso vai lì, tutti tranquilli. E sì, anche lì non è scomparso, quando ci sono le gelate riprende la malattia. Ma quelli sanno che ti fa il trattamento qua, la potatura così, la concimazione cos'ha. Allora, tornando alla domanda. Sì, ma c'è stato proprio un coso, una disinformazione. Sì, c'è stata un'informazione al contrario. Perché la gente non lo capisco a chi conviene, non lo capisco, perché avere qualcosa che ti aiuta, se vuoi fare l'inglese, se vuoi fare a chi dà fastidio, io non lo capisco. Scusa, ma non so, la mia risposta è questa. Ah, scusa, guardate, giusto per chiarirci, lo spirito della task force, lo spirito delle sperimentazioni che sono state finanziate, lo spirito del perché siamo qui e quello della regione Puglia è quello di garantire la massima possibilità alle varie forme di approccio sperimentale scientificamente provate di dare un contributo a chi? Al ricercatore che deve finanziarsi la ricerca o che deve pagare la borsa di studio? No, l'obiettivo è dare agli agricoltori degli strumenti. Vogliamo fare un esempio per cui tutte le politiche ci scivolano abbondantemente addosso. Posso parlare anche al nome del Presidente Emiliano, perché su questo ci confrontiamo quotidianamente. Noi agli agricoltori dobbiamo, qualsiasi tipo di agricoltore, dobbiamo dare una cassetta degli attrezzi, dove ognuno può scegliere l'utensile adatto per il suo fabbisogno. C'è chi vuol fare gli innesti, facesse gli innesti, chi vuol fare l'impianto, facesse l'impianto, chi vuole curare inteso nel senso proprio etimologico, vocabolario della lingua italiana, la malattia sono i sintomi, non l'infezione senza sintomi, e la cura è la regressione dei sintomi. In fitopatologia si parla di restituzione alla pianta la capacità di produrre, perché noi chiaramente le piante le abbiamo per produrre. Allora, se l'agricoltore vuole provare a curare, ha questo strumento, a casa propria lo proverà, se è contento e soddisfatto continuerà, se non è contento lo abbandona e passerà a un'altra strategia.
Cioè, allora, questo, quello che sta accadendo, che accade poi, manca fare apposta, nell'informazione generalista e non scientifica, fa parte di un malcostume, lo vogliamo chiamare un'ignoranza, una presunzione, un atteggiamento, si potrebbe dire, sì, chi si ricorda Galileo, la storia di Galileo, aristotelico. Galileo dice no, tu non puoi parlare perché tanto Aristotele lo disse, ipse dixit. Qua c'è qualcuno che ha detto una cosa e si vuole continuare, liberissimi di farlo, ma a Lucio Minosi, gli vai andare a dire e dici no, non fare più quella cosa perché non funziona. E lui che ti dice io porto le olive in frantoio mi chiede da dove le ho prese le olive, in un tabari a prendere le olive, a portarselo a Carruccio vicino al mare, se le è fatte, cioè se le è coltivate, se le... chiaramente non è che tutti i casi sono uguali, l'ha detto il professor Scortichini, noi possiamo avere delle situazioni più degradate, meno degradate, condizioni particolari. Certo, quello che si vuole fare e che si farà sarà anche andare oltre, fare un'analisi del contesto, un'analisi ambientale, comprendere anche una serie di, se si tratta di una fitopatologia o una fitopatia, se deriva da situazioni particolari della qualità del suolo ed altre. E poi, giusto per chiarire una domanda che era stata fatta, guardate che l'ARIF in questi giorni ha lasciato le foglie a terra, poi non so, probabilmente saranno state levate, anche perché non siamo nella fase di rischio di trasmissione. La fase di rischio di trasmissione tramite puntura dell'insetto adulto è molto molto limitata nel momento in cui ci sono insetti giovani, i germogli giovani, la sputacchina non ha il trapano, non può arrivare in foglie che già dopo un'ora sono disidratate. Questo sia ben chiaro, perché anche queste informazioni bisogna comunicare. La sputacchina riesce a penetrare con lo stiletto in germogli giovani e generalmente questa fase si ha quando abbiamo, diciamo, prima della fioritura, nella fase tra aprile e maggio, quello è il punto critico. Non lo dico io, lo dice chi studia questo fenomeno, che è Francesco, il professor Francesco Porcelli, che è un esperto in pratica. Grazie Gian Luigi. Ci sono delle persone che sono prenotate. No, io che... Aspetta Giovanni, aspetta. Altri la domanda che era a fare io era in base praticamente agli soldi ormai la sera. Però c'è una cosa. Noi cicchi potremmo rientrare. O non potremmo rientrare con l'assicuro praticamente di aziende rosse. Allora sì. Allora questo è uno dei problemi che ci siamo posti sin dall'inizio. Chi ha il fascicolo aziendale può accedere tramite gli strumenti PSR. Il problema è chi non ha il fascicolo aziendale, cioè chi è un produttore, coltivatore, piccolo, grande, ma che non ha il diritto. No, non è, l'obiettivo non è quello di farvi uscire fuori, anzi di dare la possibilità alla moltitudine di proprietari che stanno nella zona del Salento, soprattutto nella zona infetta. La zona infetta ha un livello di polverizzazione della proprietà, cioè sono tantissimi piccoli proprietari. C'è un disegno di legge che è stato presentato, se non mi sbaglio, da Ernesto Abateusso, che prevede una serie di compensazioni nei territori che sono stati attaccati dalla presenza di Xylella per quelli che sono i piccoli proprietari. Ovviamente le forme per arrivare a finanziare direttamente o indirettamente a voi un ristoro su quello che è stato il danno, anche incentivarvi a coltivare e a curare le piante, arriveranno in altra forma, che probabilmente è sotto forma di quello che è un approccio di tipo paesaggistico, che è stato affrontato e quello che ha detto il dottor Antonacci quando ha fatto la presentazione di Legambiente, cioè fare in modo che chi non ha la possibilità attraverso il fascicolo aziendale di avere benefici possa godere di una serie di agevolazioni che vengono date, diciamo, attraverso delle misure a difesa del paesaggio. Quindi su questo il tentativo di arrivare a una soluzione assolutamente c'è.
purtroppo noi stiamo verificando anche delle situazioni che non ci aspettavamo, cioè il fatto che qualcuno sta cercando di incitare e facilitare l'accorpamento fondiario, cioè dire al coltivatore diretto ti agevoliamo affinché tu possa comprare da persone che magari non hanno più speranza, hanno mezzo ettaro, 3.000 metri quadri, roba varia, per fare in modo che ci sia un accorpamento fondiario. Ovviamente questo è socialmente molto pericoloso, voglio dire, ognuno decide se vuole vendere o se vuole comprare, però non vorrei che ci ritroviamo a distanza di 100 anni con una situazione del latifondo e dei braccianti, con la fatto peggiorativo, che se chi vuole, ipotesi, fare un accorpamento fondiario, vorrei fare un discorso di reimpianto con superintensivo, non avrà più bisogno di braccianti. Perché il superintensivo, una delle caratteristiche che ha, dipende dai punti di vista, positiva o negativa, è che riduce la manodopera. Le potature non vengono più fatte dal potatore, vengono fatte dalla macchina. La raccolta non viene più fatta dagli operai, viene fatta dalla macchina. Addirittura abbiamo visto dei reimpianti che sono stati fatti ultimamente, dei reimpianti fatti con la macchina. Quindi addirittura c'è una macchina che pianta direttamente le... Fermo restante che fa parte della libertà di impresa, però ovviamente questo è un po' un punto che si sta ponendo, se ne è discusso anche in alcuni congressi del sindacato dei braccianti. Quindi voglio dire, il dibattito da questo punto di vista, dibattito fattivo, non è assente. C'è chi sta lavorando sulla normativa che riguarda questo tipo di approcci, il vostro problema. Quindi chi è contadino? Per me, te mi dica mezzo cittadino, non ti preoccupare. Prego. Giovanni, scusami, permettimi veramente di rispondere. No, sto parlando di altro. Perché no, l'unico è vissuto un ultimo contributo che non arriva agli alberi o alle terre. Quindi è inutile, inutile sanare le terre, non c'è, le piante non c'è con i doveri invece, o con i tirano o facendo un cepolino. Quindi non arrivano alle terre complessive. Sta provando a fare quello. Ci sono tante cause, quando stiamo a tagliare di cose, d'accordo? E basta che voi decidi. No, semplicemente Giovanni, scusa, mi sta dicendo che il dibattito è aperto, questi problemi di dovere si sta ponendo, spero che si riesca a arrivare a questo. È meglio chiamarlo di Raul di Regno, ha spicciato di puntare, quindi qui Giovanni, se ci sono problemi, nello stesso tempo sopra l'agricoltura, sopra all'arco. Quindi noi potremmo finire la speranza con i sanati, sì o no? Qui c'è la serata, sì, no? Sta lavorando, si sta lavorando. Comunque ci sono state le tue parole, le tue parole, uno a parte è uno che si chiama. No, a come ti fa più? Poi c'è una cosa, no? Praticamente, a mio dedo, in medicina, lì con curare di ladri, io penso che è una cosa inutile, cioè ci non torniamo al vecchio tempo passato con le concimi adatte, a noi c'è stato il periodo, ma non è sbagliata proprio la medicina, la concima è andata un granulare, mi si spiego, allora con le terre sicche e con tutte le cose che c'è stata, cioè la punta non è stata proprio di un agricoltore, è stata punta della terra. No, non c'è stata la concime, non c'è stata proprio. Questo voglio dire. Va bene. Ok. Quindi, grazie. Grazie. Ci mettiamo nella sera. I temi sono molto importanti. Intanto volevo ringraziare Scortichini, non tanto per il merito, ma per il metodo. Finalmente un discorso scientificamente accettabile. Io mi sto occupando di questi problemi, dato un po' dai capelli, perché ci sono arrivato in quanto medico e in quanto di fronte a una quantità di malattie veramente anomala. Io vengo da Roma, pensavo di venire qui e trovare una condizione di salute migliore di quella che ero lasciato in città, invece mi sono trovato a dover affrontare una serie di problemi
che per me erano veramente impensabili. E a breve, dopo un po' di lavoro, ho dovuto mettere in relazione tutta questa nuova patologia sia all'alimentazione sia all'ambiente. E questo è gravissimo, per cui ho cominciato a interessarmi di questo problema emergente che era la xylella. Ho partecipato, bravo, succede, no, volevo dire proprio la xylella. E ho partecipato a tanti tavoli e i miei interventi erano sempre rivolti a: mi dite per favore con quale metodo voi avete deciso che questa patologia è determinata unicamente dalla xylella? Perché fate un discorso lineare di causa effetto tra un batterio e una malattia? Io so che gli esseri viventi, animali o vegetali che siano, sono organismi complessi, e negli organismi complessi non c'è mai nessun effetto che è determinato da un'unica causa, ma gli effetti sono sempre determinati da un complesso di cause, e nel momento in cui c'è una patologia tu devi studiare. Mi rendo conto che studiare questo problema è estremamente difficile, perché bellissimo, finalmente c'è uno studio che parla degli aspetti sociali di questa malattia. Ci stanno gli aspetti ambientali, c'è il cambiamento climatico, ci sta il cambiamento delle acque, ci sta l'uso di chimica per tantissimi anni, ci stanno terreni che sono stati sfruttati, perché ovviamente un agricoltore ha interesse a trarre il massimo del prodotto dalle piantagioni che fa. Ma questo significa impoverimento del terreno, e se il terreno non lo arricchisci con altre metodiche che possono essere quelle che i vecchi contadini conoscevano benissimo, perché i vecchi contadini non erano santoni, erano saggi. Conoscevano l'ambiente, sapevano che cosa significava la luna, addirittura sapevano che certe cose si possono fare in certi periodi, in certi altri no, quindi avevano una conoscenza profonda dell'ambiente, conoscevano, sapevano ed avevano saggezza. Magari non sapevano fare le citazioni, ma che è cultura quella di chi fa tante citazioni? Secondo me no. Allora, il problema è questo che io mi pongo a questo punto. Magari riusciamo a salvare questi alberi, perché i miei pochi alberi stanno benissimo. Io ho lavorato sempre solo sul terreno, l'ho arricchito di batteri, solo di batteri. Perché? Perché conosco l'intestino. Io so che nell'intestino ci sta una peste che si chiama Pseudomonas, non so se avete mai sentito parlare, no? Infezioni ospedaliere, Pseudomonas, che è un batterio indistruttibile che crea endemie terribili. Beh, Pseudomonas è un normale abitante nel nostro intestino, che se sta in equilibrio con tutti gli altri batteri non dà nessun problema. Questa non è una legge del nostro intestino, ma una legge della natura. Non ci può essere vita senza batteri. I nostri batteri sono indispensabili, perché sono loro che fanno l'80% del lavoro di digestione e di assimilazione degli alimenti. La stessa cosa succede nel terreno, perché insieme con i funghi sono quelli che trasformano la materia organica e permettono alla materia inorganica di essere portata alle piante e di essere entrare nel sistema globale. E in tutto questo sono importanti anche non solo i batteri, ma anche gli insetti. Noi stiamo vivendo dei gravissimi problemi per il fatto che è l'equilibrio degli insetti che è alterato, perché i pesticidi non vanno, non esiste un pesticida che uccide un solo parassita che ci dà fastidio. Poi a noi ci dà fastidio quel parassita per cui ci sembra chissà che tragedia, ma in natura non c'è niente che non abbia senso, perché sono circa 4 miliardi di anni che la natura sta facendo tutte le prove possibili e immaginabili per creare un equilibrio in cui tutto si sostiene. Poi arriviamo noi che decidiamo che una cosa non ci sta comoda, quindi dobbiamo distruggere un elemento. È come togliere una tessera da un domino e poi trova tutto. Allora noi siamo arrivati al punto in cui un certo tipo di agricoltura industriale che è volta intanto. Noi dobbiamo sapere che nel momento in cui facciamo agricoltura noi stiamo alterando la natura, perché stiamo togliendo la biodiversità, e la fertilità non ce la siamo inventata noi, esiste in quanto esiste un sistema di biodiversità che consente lo sviluppo prima di tutto del mondo vegetale e di conseguenza quello animale, perché noi siamo
basiamo tutto sulla possibilità di trasformare i vegetali. Quindi mi domando a questo punto, in questo sistema di equilibrio che noi dovremmo ritornare a osservare, perché il contadino di una volta lo faceva automaticamente, perché o faceva, o lo seguiva o non tirava fuori niente. Oggi noi abbiamo tanti strumenti scientifici, l'abbiamo completamente dimenticato, che siamo un semplice anello di una catena che coinvolge tutto l'esistente. La ricerca che fanno loro finalmente è il primo passo, che avrebbe dovuto essere il primo, cioè l'osservazione. Questi hanno fatto delle deduzioni scientifiche che sono andate a portare all'Europa, l'Europa ha fatto le leggi su questo e non hanno osservato più il fenomeno. Non sapevano che cos'era, hanno deciso che era un fattore che determinava tutto questo, e sulla base di quello sono state fatte una serie di leggi che sono state imposte con violenza. Perché quando è che si impone una cosa? Quando non la sai spiegare, quando non è spiegabile. Perché se tu me la spieghi una cosa, se io ho una gamba in cancrena che non mi vado a perderla, ma tu vieni e mi spieghi perché lo fai, io sopporto e lo faccio. Ma qui non ci hanno spiegato mai niente. La mia domanda di fondo non è: ammesso che noi riusciamo a salvare tutti questi alberi, poi che olio facciamo? Facciamo l'olio d'eccellenza. Quanto ce lo pagano un olio d'eccellenza? 2 euro? 5 euro? E come fai? Io che faccio un olio medicinale, perché ovviamente è fatto di cellina e olio d'oliva, io mi viene a costare, ovviamente curando gli alberi, e ci devi stare sul terreno, devi andare a controllare, devi togliere la cimetta che si è seccata, devi andare nei buchi come facevano l'antichi, no? Devi andare a fare quello che si deve fare, che ha un costo. Beh, un litro d'olio prodotto in questo modo può costare meno di 10 euro, no? Allora, il problema è principalmente politico. Se noi, come sembra che questa sera sia possibile, ci mettiamo insieme, vediamo quali sono i problemi, cerchiamo di trovare una soluzione che tenga conto della dimensione sociale, perché noi siamo fatti in un certo modo. Rispettare la cultura di un posto significa rispettare un certo modo di stare insieme delle persone, significa rispettare un modo di ricavare da vivere in un modo che è quello consono alla struttura psicologica, emotiva e affettiva delle persone. Significa trovare un modo di produrre senza distruggere, significa riuscire ad avere delle forze politiche che sono le uniche che possono permetterci di evitare di trovarci un giorno in strada esasperati come alcune persone qui già lo sono. Quindi noi dobbiamo veramente riprendere una funzione politica che è quella di trasformare le esigenze di una popolazione in una visione del mondo che deve essere portata con forza, perché la politica in questo momento è diventata serva della finanza, diciamo francamente. Posso parlare liberamente? Posso anche dire un'altra cosa, la cosa che a me mi disturba più di tutte è che la scienza è diventata uno strumento, perché noi adesso facciamo i conti sempre e solo con una scienza che è volta alla giustificazione di certe cose che possono essere utilizzate dal mercato. Non c'è una ricerca libera, non c'è una ricerca che ha come obiettivo il benessere degli esseri umani. Quindi o la politica ce la fa mai. Grazie mille del contributo, ma in effetti è proprio questo il discorso: invertire la piramide, partire dal basso, riorganizzarci, stare insieme, stare uniti senza così posizioni ideologiche, e far sì che poi veramente quel cambiamento che tutti noi spieghiamo si renda possibile, no? Se noi ci mettiamo la nostra energia e la nostra capacità di essere presenti. Grazie. Io non sono un agricoltore, non sono addetto del settore, non sono un agronomo, non sono un fitopatologo, sono un ignorante del settore, ho qualche ulivo e mi stringe il cuore soltanto a pensare alla fine che provo nei Bruxelles. Io intanto esprimo la mia ammirazione per il protocollo Scortichini, del professore Scortichini, e mi ha dato in là l'amico Franco che è andato via, e volevo dare
una risposta a questa non risposta che ha dato Scortichini, si è detto io non mi spiego perché mi attacco. Allora io da lettore di libri gialli credo ai complotti, anche se non sono complottista, però li studio i complotti e li scopro. Io faccio 2 più 2 e poi, siccome ho una cultura scientifica, tecnica e scientifica, 2 più 2 fa 4, e normalmente fa 4, normalmente. Nel 2015, quando si parlò in maniera incredibile di Zidella, che ci stava pescando il mondo addosso, e Ugento, là da quelle parti, non c'era l'Iranei, si parlò di visite di Monsanto a Valenzano. Valenzano, legislazione speciale, eccetera, eccetera. Dopo un po' di tempo, Monsanto è stata rilevata dalla Bayer. La Bayer sta in Germania. Bruxelles che emette queste leggi. A Bruxelles chi fa la voce forte? Non sicuramente l'Italia, la fa la Germania, la Bayer. Il prodotto Scortichini, che io ammiro per il metodo scientifico e la pacatezza con cui è stato condotto e il modo con cui si rapporta al territorio, all'economia, l'esempio di Latina mi rincuora, che qualche speranza possiamo ancora averla noi, però il fatto che Dentamet abbia un know-how israeliano me la dice lunga a me questa cosa. Quindi che Scortichini si è attaccato, che il suo protocollo non abbia quella divulgazione, quell'applicazione, quel riconoscimento giusto, io siccome i complotti riesco a vederli, anche se non sono complottista, io lascio a voi pensare queste cose. Giusto per intenderci, a Valenzano c'è l'Istituto Agronomico Mediterraneo. Allora, l'Istituto Agronomico Mediterraneo nel corso di questi 20 anni si è specializzato in agroecologia, in studio dei monumentali e dell'habitat dei monumentali, in tutte quelle che sono le prassi di cui noi stiamo parlando oggi. E tra l'altro, io lo posso dire perché conosco molto bene quell'istituto, anche quelle diciamo allusioni che sono state fatte, fermo restante fino a prova contraria, non sono fondate dal punto di vista dei dati reali. Poi chiaramente ognuno è libero di fare le sue. Quindi il discorso è sicuramente che nell'ambito della filosofia dell'Istituto Agronomico Mediterraneo è una struttura internazionale, è un'ambasciata, perché non è territorio italiano, è patrimonio di tutti i governi del Mediterraneo, perché nel 62 si volle questa struttura in Italia, a Bari, non a Firenze, dove c'era un istituto che aveva diciamo un precedente, l'Istituto di Agronomica Oltremare, vogliamo. Aldo Moro ebbe questa visione, questa lungimiranza di portarla in Puglia, perché la Puglia assomiglia molto al Libano, molto alla Palestina come caratteristiche climatiche. Quindi questo vi dico già, mi tranquillizzo sul fatto che questo collegamento scivola, perché non è nella cultura dell'Istituto Agronomico Mediterraneo lavorare su un concetto di tipo industriale. Per quanto riguarda l'ipotesi di complotti, io non la vedo dal punto di vista del giallo. È ovvio che davanti a una situazione innovativa, nuova, in senso negativo, possono coalizzarsi degli interessi sovrapposti. Più delle volte, ve lo dico, anche senza avere quel collegamento, quell'intelligence, qua non stiamo vivendo la trama di un film di 007, ma no, noi piuttosto abbiamo il problema di una situazione che ha chiaramente destabilizzato un comparto che però, devo dire, non ha mai fino ad oggi, tranne qualche eccezione che è pure esistente nel territorio salentino, non ha mai puntato alla valorizzazione dell'olio.
dal punto di vista commerciale. Faccio un esempio: chi parla male degli olivi monumentali non sa che ci sono delle realtà che hanno saputo dall'olio degli olivi monumentali, che sono più difficili da gestire del superintensivo, valorizzare l'olio con tecniche anche di mercato, diciamo la capacità del vendere che è tipico di un imprenditore, vendendo addirittura, non guardate, non vi spaventate, a 104 euro al litro. Olio degli olivi monumentali di Fasano, azienda Olivet, che adesso sta fornendo, non dico quale perché ci sono dei problemi di royalty con lo sponsor, una delle più importanti squadre di calcio italiane. Allora, che cosa voglio dire? È uno dei problemi che noi ci ponemmo a Gallipoli nel 2014. Noi possiamo fare tutto quello che possiamo per curare gli olivi, ma se il produttore non ha un reddito, è il primo a dire: guarda, a me tutto sommato non ne vale la pena, cioè aspetto che mi arrivi prima o poi qualche provvidenza da Bruxelles. Me l'hanno promesso, me l'ha detto il CAF, il CA della varia associazione, non fare niente, stai fermo, non abbattere gli alberi, tanto arriveranno i soldi. E questo è uno dei problemi che noi stiamo avendo, tant'è che l'approccio, siccome non è che possiamo fare la guerra a nessuno, non la vogliamo fare la guerra, è una delle proposte che sta facendo la Regione, che stiamo condividendo con Legambiente, altrimenti non saremmo qua, è quella: ma negli olivi, negli oliveti che sono disseccati, in attesa che qualcosa cambi, in attesa che ci possa essere uno stimolo per una redditività economica, possiamo iniziare a fare la consociazione? Possiamo cominciare a riprendere a fare quello che i nostri nonni facevano? Allora, la consociazione, guardate, è semplice. Qua voi nella zona avete una cosa che non succede. Io vengo da Bari, anche se sono di origini salentine, mio nonno era di Aradeo, quindi voglio dire, in questa zona qua sono. Però a Bari noi d'estate non c'è neanche un cane nelle campagne, qua nel Salento fortunatamente, e noi ci auspichiamo che questo aumenti positivamente e dia reddito alla popolazione, aumenta sempre l'interesse turistico. Potete valorizzare quelle che sono dei vantaggi, voi avete una fortissima agrobiodiversità, voi avete la possibilità di valorizzare dei presidi che anche Slow Food sta sponsorizzando per quanto riguarda i legumi, per quanto riguarda le brassiche, le brassicacee. Il mugnolo è una delle varietà più importanti. Noi abbiamo fatto anche uno studio presso l'Istituto Agronomico Mediterraneo sulla caratterizzazione alimentare del mugnolo. È una delle brassicacee che ha più alto contenuto di vitamina C. Allora, quello che vi voglio dire, bisogna incominciare a fare un ragionamento a 360 gradi, fare in modo che anche negli oliveti, temporaneamente, fino a quando non c'è la possibilità di decidere, anche per i piccoli proprietari, anche per i nipoti, per i figli dei piccoli proprietari, si comincia a creare un sistema economico alternativo. Quello delle consociazioni in fase transitoria è utile. Del resto, chi studia dal punto di vista dell'alimentazione sa benissimo che la vita mediterranea si fonda sull'olio, ma non è che si beve un litro d'olio al giorno, ti verrebbe il fegato grasso, la steatosi epatica, te ne andresti al creatore. C'è da incrementare quello che è il discorso legato alle leguminose, quindi quello che si può fare sicuramente sopperire a questa fase di incertezza con altre colture che temporaneamente sono erbacee, quindi non c'è nessun problema, non c'è nessun rischio aziendale. Questo sicuramente potrebbe garantire un ulteriore arricchimento del suolo e anche l'interesse alla lavorazione del suolo, in prospettiva di quella che è sicuramente una cosa che va fatta, fare in modo che questa attrazione turistica possa consentire a chi riprenderà a produrre olio di non venderlo più a 2 euro al mediatore, ma di venderlo a livello territoriale al turista che viene qui. Considerate anche che qua era presente uno dei presidenti dell'Associazione per la Biodinamica, che è un agricoltore storico della biodinamica, che è Antonello Russo,
purtroppo se ne è dovuto andare, però Antonello Russo, che è stato presidente dell'ente di certificazione dei Demeter, sa benissimo qual è l'interesse del nostro tipo di agricoltura in Germania, nei paesi dove si esporta la certificazione biodinamica, che è ancora più restrittiva del biologico e ha dei risultati che sono oggetto di studio da parte della comunità scientifica, soprattutto quella di quei paesi dove viene consumata. E guardate bene, chi consuma quel tipo di alimentazione ha anche l'interesse a fare in modo che la ricerca possa scoprire eventuali frodi. Quindi voglio dire, il discorso non è che lo possiamo limitare, olivo sì, olivo no, olivo va tutto curato, il discorso va approcciato a 360 gradi. Ci sono le strutture di ricerca che lo fanno. E quindi voglio dire, siccome sono ricerca pubblica, ti invito anche a chi fosse interessato di approfondire. No, grazie. Dovremmo chiudere, perché è l'ultimo intervento. Si è parlato praticamente Lo potrei abbracciare ai fondi magari anche poi bisognare gli aiuti comunità. Citi, bagnoni, citi, sono sentito. E allora prendiamo questo? La distanza ho già. Ah, vuol dire che io avevo proposto la cosa, guarda, la tassa di soggiorno, visto che un turista viene qua per vedere il paese. Questo vi posso dare molte delle risorse del piano di sviluppo rurale, ma non soltanto del PSR, in realtà non sono state spese. Quindi voglio dire, se è stata presentata una legge, non voglio entrare perché non abbiamo il tempo e poi anche perché, cioè io vi inviterei al link, se volete, a fare un approfondimento con chi ha presentato la proposta di legge del giornale, perché è stato studiato anche la fonte di finanziamento per questo discorso. Il concetto è semplice. La fascicola aziendale dà consente a una serie di benefici. Chi non ha fascicola aziendale però è parte protagonista di un territorio può avere in altra forma. Benissimo, perfetto. Come per esempio, altra ipotesi, se voi conferite le olive presso una cooperativa, possiamo anche verificare, abbiamo fatto una simulazione alla San Nicolese con il responsabile dell'assistenza tecnica del PSR della regione, quindi la dottor Pallara, abbiamo fatto una simulazione per verificare se una cooperativa dove ci sono i soci che conferiscono possa diventare, essere quel soggetto collettivo che ha il beneficio e che può in altra forma redistribuirlo al piccolo proprietario. Allora, sicuramente questa iniziativa ci ha permesso di raggiungere l'obiettivo previsto, dare informazioni, approfondire una problematica complessa. Credo che abbiamo veramente bisogno di tanti momenti di questo tipo, perché solo se si parla, solo se ci si confronta, sicuramente diciamo la nostra mente si apre e gli orizzonti si chiudono. Grazie per esserci stati. Un'ultima cosa, di fondo c'è la possibilità di assaggiare pane e olio, così come momento così di socializzazione. Poi chi volesse il report di questa iniziativa, c'è anche la possibilità, visto che siamo andati in streaming, la possibilità di chiederlo a Davide. Bene, grazie e arrivederci. Allora, c'è la possibilità di...